Vi siete appena svegliati dopo la lunghissima notte che avete vissuto in maniera alquanto frenetica. Sono successe così tante cose che paradossalmente potrebbero aver cambiato quasi le sorti del viaggio. Anche se nei vostri cuori, nel profondo della vostra anima, pensate e sperate che non sia così. Eppure però gli attriti che hanno scosso la carovana e che continuano a persistere nel viaggio si fanno sempre più pesanti. Il freddo, il gelo che vi penetra nelle ossa vi spinge a dormire rannicchiati uno accanto all'altro, a volte perfino abbracciati, persone che fino al giorno prima si potevano considerare forse migliori amici, compagni per la vita, e adesso potete dir lo stesso. Vi guardate in faccia e vedete solo estranei. Fortuna però che almeno voi tre rimanete uniti come fratelli. Ah, mi sveglio, comincio ad andare per la carovana a vedere che siano tutti a posto, che il gelo non si sia portato via qualcuno. Beh, vedete che la cosa preoccupa abbastanza Akira dopo aver visto gli effetti del gelo così da vicino durante il combattimento con il verme e soprattutto quello che si era rischiato che succedesse sui sopravvissuti. E niente, faccio il giro, vedo se la gente è tutta ok. In realtà cerco di mandare giù quel senso di livore che c'avevo un po' la sera prima. E la prima cosa che faccio è vado da Shalelo, in realtà. Ok. Allora, sostanzialmente passi in mezzo ai vari carri. Il concetto di giorno e notte è sempre più sfasato. Diciamo che vi siete adattati per svegliarvi quando vi sono quelle due orette risicate di sole basso all'orizzonte, come viene definito molto spesso un sole malato che effettivamente illumina ben meno di quanto dovrebbe fare. È sempre tutto così in penombra, tutto così occultato da questa luce così lieve. E sapete bene che questo momento della giornata non è altro che il tramonto. Essenzialmente vi svegliate al tramonto e vivete quelle piccole due ore di luce come l'ultimo far, l'ultima speranza che vi fa perdurare, che vi manda avanti. Ed è anche il momento della giornata più caldo, a conti fatti, dove potete camminare relativamente sicuri senza rischiare di morire assiderati. Fai un giro per tutta la carovana, Kira. Noti che fortunatamente tutti stanno bene. Dopotutto all'interno dei carri si riesce a sopravvivere. Però la tensione è così fitta da poter essere tagliata con un coltello. La percepisci, te la senti addosso, come un vestito appiccicoso, umido di sudore. Ed è quello che voglio spezzare subito, prima di partire. Vado da Shalelo. Sì. Lei è un po' in disparte nella carovana, si è messa quasi a limitare dei carri e sta probabilmente rimuginando su qualcosa, perché la trovi lì appoggiata al legno del carro che osserva verso l'orizzonte col suo modo di fare così tipico. Ormai la conosci da mesi in maniera approfondita e sa che quando fa così non sta pensando a cose positive. Vabbè, insomma, mi avvicino. Ehi, ciao. Lei
senza rivolgerti lo sguardo, ti fa un cenno con la testa, sommesso. Ah, dimmi una roba, c'hai i capelli giù? Cioè, c'hai i capelli tirati su o tirati giù? Tendenzialmente lei li tiene tirati su, l'hai vista quasi sempre con i capelli legati quando è sveglia, quando è in piedi. Anche in questo momento non vi è eccezione, però sono coperti, sono bardati, solo il ciuffo di capelli fuoriesce dall'ampio cappello che indossa. Ok. Allora faccio così. Lei mi sta dando le spalle, giusto? No, tu la stai, diciamo, osservando dal lato. Lei è appoggiata, perché lei è appoggiata al carro e tu sei arrivato appunto dal lato, Ok. sta guardando di fronte a sé. Ma gli ho detto, ascolta, gli dico. Ascolta. Non c'è motivo di tenersi il muso in questo modo. Non risponde. Ti chiedo scusa per le parole che di ieri sera. Ero preso molto male dalla situazione e niente, ho reagito male. Mi dispiace. Lei si gira verso di te con lo sguardo. Nei suoi occhi un'espressione che forse non avresti voluto provare. Vedi il livore, vedi la rabbia ardente che continua a scrutarti. Pensi di venire qui, Akira, e chiedermi scusa con due paroline gentili, pensando che io possa perdonarti così? Ok, dimmi tu allora come posso farmi perdonare. Akira, non è così semplice. Non sono uno di tipicamente abituato alle soluzioni semplici. La ragazza sbuffa, vede che volta nuovamente il viso verso l'orizzonte. Le sue guance sono rosse, ma forse per il freddo. Anche se tipo, diciamo, ti viene un dubbio a riguardo. Solo il tempo potrà appianare completamente i dissidi che vi sono tra di noi. Per Non sono d'accordo. noi elfi le cose devono svolgere il loro corso. Il corso deve prendere tempo, Akira. Facciamo così. Sì, Aya sta ancora dormendo. Adesso tu vieni con me al carro. Lasci stare la guardia, quello ci penso io. E le porti questo. E le porgo il kit da scrittura. Quello che abbiamo trovato, quello che serviva per fare i messaggi agli uccellini. Insomma, vabbè, cioè, nel senso. È come se le dicessi, farla disegnare o comunque, cioè. Sì. Tirami diplomazia. Tu adesso non pensare alla carovana, ci pensiamo noi, ti metti con lei, la conosci un po', tanto anch'io non è che la conosca. Si gira nuovamente verso di te, questa volta con tutto il corpo. Vedi che afferra quasi violentemente il kit con i vari pennelli, pezzi di carta. Te le strappa quasi di mano e ti supera senza rivolgerti la parola. Buona giornata. Nel frattempo, dall'altra parte della carovana, Aidan, ti svegli e
ti trovi davanti a una situazione alquanto peculiare. Koya si è svegliata prima di te. Di solito era il contrario. E ha iniziato a prepararti del tè, un pasto caldo, cosa che generalmente non è solita fare. Ha un comportamento alquanto bizzarro. Io mi sollevo, probabilmente dormivo su uno dei cuscini all'interno del carro. Buongiorno. Che ci fai sveglia a quest'ora? La donna anziana si gira verso di te con un'espressione tremurosa sul volto. Mi sono voluta svegliare prima, Aidan, perché penso che tu volessi fare una bella colazione una volta tanto. Dopo quello che è successo ieri, volentieri. Resta comunque un comportamento un po' inusuale, non trovi? La donna scoppia a ridere. Sì, è da quando eri piccolo che non ti preparavo la colazione così. Vedi, dopo ciò che è successo ieri sera, mi sento una specie di pressione addosso. Io dopo tutto ho compreso soltanto ieri ciò che sei, Aidan, ciò che il cielo aspira a farti diventare. Tu sei, forse gli altri nella carovana non se ne rendono conto ancora, ma tu sei stato predetto nelle leggende. Le profezie parlavano di colui che scruta le stelle come una sorta di emissario terreno di testa, e io non posso far altro che prostrarmi di fronte a te, Aidan. Potrai farlo soltanto quando queste profezie si saranno avverate. Per ora sono soltanto profezie. Gli spiriti hanno parlato. Non ti fidi degli spiriti, Aidan? Sarebbe da sciocchi non ascoltare gli spiriti. Ma chiunque può sbagliare. La vecchia cartomante sospira e si gira, continuando a prepararti la colazione. Sembra la classica aria che si vuole dare quando è contrariata dalle tue parole. Dopotutto potrei essere pure colui che sta alle stelle, ma lei in un certo senso rimane tua madre. Certi comportamenti sono duri a scomparire. Cioè, non di meno percepisco una certa pressione adesso. È come se fino a ieri fossi soltanto un divinatore della carovana e adesso fossi qualcosa di più, qualcosa su cui molte persone, e non solo, ripongono la propria fiducia. Io, figlio mio, ti aiuterò in ogni modo. Cercherò di darti tutto l'appoggio possibile, perfino con l'arte divinatoria. Ti ho insegnato tutto quello che sapevo e adesso mi hai pure superato. Non posso far altro che concentrarmi ormai sui tarocchi, sulle carte, per vedere ciò che il fato ha da riferirmi attraverso di esse. Ormai la mia strada è segnata e voglio portare avanti le tradizioni barisiane perfino in una terra tanto lontana. Queste tradizioni potranno aiutare persone così lontane dall'origine di queste usanze. Mi sembra un'ottima idea. Lei si gira verso di te e annuisce con fare molto molto serio, molto austero. Poi, dopo averti preparato la colazione, prende il suo mazzo della prensura e
inizia a mescolarlo, chiude gli occhi, la vedi, una trance che hai visto fin troppo spesso. Lei la porta quasi all'estremo, apre gli occhi e le sue pupille sono sparite. C'è solo il bianco intenso che la rendono quasi un fantasma, un morto, qualcuno che ha perso la vista per osservare oltre i mari dell'infinito. Inizia a posare le carte di fronte a te sul cuscino in maniera frenetica e poi le rovescia per osservare le figure su di esse impresse. Senza uscire da questa trance, inizia a intonare una specie di melodia con la bocca gutturale. Vedo un incombente pericolo. Nel tempo stesso, però, la rinascita. Vedi che Koya sta iniziando a tremare molto, in maniera peculiare, strana, una cosa che non hai mai visto prima d'ora. Sembra avere quasi degli spasmi, quasi come se stesse per andare in una specie di trauma anafilattico. Beh, dalle mie... hai detto che non ho mai visto una situazione del genere. No, non hai mai visto una situazione del genere. Sì. Allora la fede, le metto entrambe le braccia intorno, insomma, intorno alle sue, provo a fermarla. La donna, come di colpo, esce dalla trance. I suoi occhi si chiudono e si riaprono, le pupille sono nuovamente vecchie, osservano spaventati, attoniti e scossi da ciò che forse ha visto, ha previsto nel futuro. È stata forse una delle visioni più vivide che abbia mai avuto, eppure però adesso non ricordo niente. Che freddo. La donna si rannicchia su se stessa, tipo si mette diverse coperte addosso, sembra violentemente scossa da ciò che è successo. Io la scruto per qualche secondo. Non provare più a una cosa del genere da sola, allora. Penso che le carte vogliono comunicarmi che non posso scrutare su di te. Sei qualcosa che va oltre la mia comprensione, quantomeno il mio potere attuale. Io non potrò aiutarti in questo, Aiden, ma sono sicuro che tu hai già abbastanza prescienza per definire il tuo futuro per conto tuo. E poi si gira verso di te con uno sguardo duro. Aiden, stai attento, perché se navighi troppo nel futuro, se lo assorbi e lo fai tu, ciò diventerà una certezza, diventerà il tuo presente. Ma ricordati che il futuro può sempre essere cambiato, perché vi sono una moltitudine di strade intraprendibili. Non lasciare che il futuro diventi il tuo presente, Aiden. Al tempo stesso io devo vivere nel futuro per indirizzare tutti noi verso la strada più sicura. La prescienza è un ambito che non si può spiegare così in parole. Tu lo sai meglio di me, Aiden. È qualcosa che
non si conforma alla logica, è qualcosa che va oltre i limiti dell'umano. La prescienza non segue alcune regole. Sorrido. È per questo che mi sono interessato alla divinazione. Kaya ti rilancia un sorriso complice. Nel frattempo, Tauno, tu cosa stai facendo? Come dicevo, molto probabilmente se c'è tempo faccio fare qualche esercizio a Kaya, essendo che io tanto non sento il freddo, però non voglio che lui s'addestri e sudi durante i momenti maggiori di freddo, quindi finché c'è un po' di luce gli faccio fare qualche esercizio. Perfetto. Dunque ti alleni con Kay, vedi che in questo lasso di tempo che è passato da Khalsgard, insomma più o meno un mese, forse un po' di più, qualche giorno anche, Kay ha fatto passi da gigante, forse era già predisposto in un certo senso, comunque non è uscito dal niente, non era un bambino qualunque, era già un ragazzo ben formato nel suo campo. Forse aveva già avuto a che fare con le lame, eppure però la sua postura, la sua impugnatura ti danno l'idea che non fossero spade, ma più dei pugnali, perché li tiene, l'istinto che ha è di tenerli incurvati più verso, di tenere la katana incurvata più verso la punta, cioè tipo perpendicolare al braccio, no, non perpendicolare, come se fosse un'estensione del braccio, insomma sulla stessa linea. Sì, ho capito. Si tiene un pugnale. Beh, cerco di correggere la postura, cioè glielo spiego proprio, dico: ragazzo, è una spada, non un pugnale, non è questo il modo di brandirla, così rischi solamente di rendere inefficienti i tuoi attacchi, inoltre questa lama è molto più pesante di un normale pugnale. Gli faccio vedere come si impugna, no? Gli la faccio vedere sia una mano che a due mani, sia con due mani, anche se chiaramente non ho l'agilità per destreggiarmi con due armi, però gli faccio vedere tutte le varianti. Tu quando ti addestri con lui fai, diciamo, c'è una sessione dell'addestramento in cui vi allenate a prendervi a botte sostanzialmente, sai? Succede. Beh, facciamo. Allora, con lui c'è praticamente della scherma, però non è quella che faccio con Kella. Con Kella, è proprio. Sono dei kata comunque. Mm-hmm. Impostati. Esatto, no. Sono kata impostati. Cioè, quelle sono le mosse da fare per prendere, diciamo, dimestichezza con i movimenti degli attacchi e della difesa con le lame. Kay si focalizza bene su questi kata, però noti, percepisci che la sua percezione dei tuoi insegnamenti, dell'icimeio, della faccia interiore, sono distorti da come tu glieli propini. Lui si attacca più alla perfezione interiore, tralasciando i cardini della bontà che delineano Shizuru. Sembra forse è a causa della sua età acerba, ma sembra in un certo senso più fanatico di quanto tu non lo sia in questa ricerca della perfezione. Oggi interrompo un po' prima l'addestramento e lo riporto dentro la carovana, dentro uno dei carri, magari quello dove ho la mia roba. Gli metto davanti le mie scritture sacre e lo osservo. Prima di tutto vedo la sua reazione, il suo sguardo, per aver interrotto prima l'addestramento e averlo portato davanti ai tonni.
è sicuramente sorpresa, non se l'aspettava, anche perché una delle cose fondamentali che tu stesso gli hai insegnato è l'importanza della costanza. Esatto. E quindi un'interruzione del genere lo ha abbastanza turbato. Sensei, non capisco. Nemmeno io capisco bene una cosa. Ok. Come mio Kohai mi aspetto che tu comprenda bene il sentiero che ho intrapreso. Chiaramente sei libero di scegliere, non posso importi né la fede né un codice morale. D'altronde ci terrei a farti notare che intorno a noi succedono cose disdicevoli, e rimanere vacillanti sulle scelte che portano al bene o al male in queste condizioni è assai pericoloso. Sai, quando devi fare del bene, vuoi fare del bene e lo fai con convinzione, con fede, con l'amore verso il prossimo, la concentrazione e l'impegno sono più forti, la risposta del tuo corpo è più intensa. Kei abbassa la testa, per un attimo osservandolo noti come il suo fisico si stia leggermente per il momento delineando più in maniera più marcata, i muscoli sulle spalle, il collo che si sta ingrossando. Probabilmente è un ragazzo che è portato, ecco, ad ingrossarsi facilmente. Lui posa lo sguardo sui Tome un po' in maniera sommessa, come ad evitare il tuo. Sensei, io rispetto e onoro la nostra imperatrice del cielo, Shizuru, ma dove io vedo il suo onore intaccabile e la sua tecnica di spada così perfetta, non riesco a scorgere il sole. Sensei, alza il viso verso di te, quasi dubbiosa. Non riesco a scorgere il sole, sensei. Io non vedo una strada illuminata dalla luce. Vedo solo l'ombra di fronte a me, e questa ombra mi spinge ad andare avanti e ad allenarmi e a migliorare il mio fisico e la mia mente, però non riesco a vedere il sole. Ok. Sei ancora molto giovane e è normale non riuscire a vedere il sole da soli. Tu c'eri quella notte nella carrozza insieme agli altri, quando con Akira ed Aidan abbiamo mostrato a modo nostro che il sole non va cercato fuori, non va cercato dentro. Fin tanto che resterai dubbioso, fin tanto che l'incertezza tra luce e ombra rimarrà forte in te, non potrai vedere il sole con chiarezza. Dovrai cercarlo dentro di te, e se non riesci a trovarlo così, come dici tu, da solo, dovrai essere tu stesso quel sole. Lui socchiude gli occhi. Io sarò il sole che illumina il mio cammino. Annuisco con uno sguardo non soddisfatto o compiaciuto e soddisfatto, però non perché io l'ho guidato, ma perché lui afferma ciò. Cioè, so, è come un padre che è soddisfatto del proprio figlio, insomma. Sì. Bene,
Ad ogni modo non è necessario che tu approfondisca i toni o che li comprenda. Non è nemmeno necessario che tu giuri fedeltà a Shizuru. Quella deve essere una tua scelta, deve venire dal tuo cuore. Quello che reputo importante è che tu impari a brillare e a scacciare quelle ombre. Lui sembra pensarci un attimo, ma poi annuisce con la testa in tono prettamente minkaiano, come tu gli hai insegnato. Comunque, anche se non glielo insegni direttamente, lui a suo modo ti imita, impara le tue movenze, i tuoi gesti, e le fa a suo modo, li fa suoi. Scusate la deformazione dialettale. E poi si alza in ginocchio, perché era a sedere con le gambe incrociate, e fa un breve inchino con la parte superiore del corpo. Vi ringrazio, sensei, per ciò che fate per me ogni giorno. Vi ringrazio per avermi salvato dalle strade e per avermi reindirizzato sulla via della spada e dell'onore. Io non potrei esservi più riconoscente di quanto lo sia adesso, ma forse alla fine del mio cammino mi rimangerò perfino queste parole, perché avrò capito che voi avete fatto ancora di più per me, ancora più di quanto io immagini adesso. Io gli sorrido come per dire, come se lui stesse esagerando, ecco. Non sto facendo nulla di più di quello che è stato fatto per me, giovane Kei. Anch'io ero un po' uno sbandato. Avevo perso i miei genitori e sono stato cresciuto da due persone che avevano un grandissimo cuore, ma dei corpi decisamente più piccoli ed agili. A loro modo mi hanno trasmesso quell'amore verso il prossimo, e infine, cercando la mia strada, ho incontrato il mio maestro. Costui era un grand'uomo e mi ha insegnato che quando c'è bisogno di noi, bisogna agire. Non potevo assolutamente permettere che quella città, in quelle condizioni, distruggesse una vita innocente. Inoltre, arrossisco un attimo, però non come quando arrossisco per Shalelu. Qui è più tipo un come quando un uomo deve dire una cosa un po' più profonda, più emotiva, ma fatica a farlo. Sì. Sarà forse che mi hai ricordato in qualche modo il me di un tempo. Chiamarò nostalgia, chiamarò affetto. Chiamo Akira e Daidan miei fratelli, ma è una questione interiore, non abbiamo legami di sangue. E poi ormai sono vecchio e non ho ancora un discendente. Forse anche questo mi ha guidato nello sceglierti come mio allievo. Kei sembra arrossire tanto quanto te, gli sogli lo sguardo, perché allo stesso tempo sembra volerti fare una domanda personale. Sensei, voi e la signorina Shalelu avete qualcosa? Perché voi avete parlato di volere un erede, ma magari potrà essere proprio lei a darvelo. Scoppio a ridere rumorosamente, gli do delle pacche sulla spalla, anche leggermente forti, non potenti, però capito, pacche che si sentono bene. Ma che cavolata vai dicendo, ok? Non andiamo a dire cose assurde, no, tra me e Shalelu non c'è assolutamente niente. Lei è stata la mia guida, la mia ispirazione per tutti questi anni. Sono cresciuto letteralmente tra le sue
nella sua ombra, sotto la sua sottana, nascosto. Ci sono state volte in cui mi ha difeso da bambino. E... è pura ammirazione. Pura ammirazione. E poi, diciamocelo, che senso avrebbe? Qui mi incupisco un po'. È una bellissima elfa, questo è innegabile, ma è pur sempre un'elfa. Le vorrò sempre bene e l'ammirerò per sempre. Mentre ma... state parlando, tipo prima che tu riesca a finire la frase, dal carro il porto, forse avete anche fatto mettere delle porte per coprire più dal freddo, insomma, si apre di scatto. E dietro di esso, dietro le grandi tende che servivano da fare ancora più disolante, spunta la faccia di Sandro. Sembra scazzato e ti guarda sbuffando. Forza Tauno, basta con queste cazzate. So che devi dare lezioni d'onore al tuo pupillo, però dobbiamo partire adesso, e che cazzo. Lo guardo, mi faccio serio, faccio un inchino a Kay, cioè riprenderemo l'addestramento domani. E gli faccio un sorriso complice. Tauno! E poi mi appresto, corro fuori. Dai, che cazzo! Akira. Io mi stiracchio, come per far finta che me la stavo rilassando. Perché io so quello che non sente il freddo e loro ci hanno fretta perché sono gelati. Esci fuori e vedi praticamente l'intera carovana che ti guarda. Dai, cazzo. Scazzata. Vedi che sono tutti pronti per partire sui carri, chi a piedi per fare da scout più avanti. E sono tutti lì ad aspettare appunto te, sostanzialmente. Ma potevano farla partire la carovana, non è che... Beh, io faccio un inchino, vi chiedo scusa per il ritardo. Che cazzo è che deve averli imbastito di cazzate come tuo solito? Stava studiando, credo che... Adesso lo faccio studiare io, cazzo. Te guardo un po' tipo torvo, come per dire non toccare il mio pupillo. Non deviare il mio pupillo, anzi lo sguardo è più da... Non deviare il mio pupillo. Sì, partite e vi rimettete in viaggio alla volta del Minkai. Allora, col senno di poi, costantemente nella buia notte o quasi della corona del mondo, fate 24 chilometri al giorno. Fate i vostri calcoli. Quanti? 24? Sì. Quanto viaggiamo? È 80. Dove dobbiamo andare? Tipo un'altra metà di mappa che non vedete ancora. No, ok, ma tipo il prossimo dobbiamo tipo passare per una città. Allora, intanto dovete attraversare le terre di Urjuk. Che sono? This shit right here. Esatto, intanto, sostanzialmente... Ma senti una cosa, dobbiamo decidere la rotta, praticamente. Questo succederà dopo le terre di Urge. Intanto, quando ne parlate con Ulf, lui vi risponde in maniera brusca che non è ancora il momento. Coglione, beh, okay. Piano. Ok, quindi noi intanto attraversiamo sta distesa, ma dobbiamo attraversarla verso qua o verso qua? Questa è la domanda. Cioè, questo qua è una discesa? No. Sì, sembra un costone. Fino a qua, fino diciamo a qui, la strada è la stessa. Comunque, allora, beh, se viaggiamo fino qua, già fino qua sono 10 giorni. Esatto. E quindi qua, all'incirca qua, sono altri 10 giorni. Caputtana, arriviamo tra un mese qua. Più o meno sì. No, aspetta, questa canzone... combattimento, esatto, reazione no. Pavloviana alle
Sento quella canzone, tiro iniziativa, cioè senza che me lo dicano. Esatto. Perché io invece non la sento la canzone? C'ho il volume troppo basso. No, perché ti sei No, no, ma quella ti sei preso male dalle cose yaoi che hai fatto con Kay. Ma che cosa yaoi? Dica, io ho detto che lo vorrei come figlio. Vabbè, ragazzi, calma, calma. Allora, vi rimettete in viaggio. Allora, un attimo. Un secondo e vi dico subito. Entrate, uscite da questa gola così stretta che ha, diciamo, costellato il vostro viaggio fino a questo punto da ormai più di una settimana. Le alte montagne ai vostri lati danno spazio ad ampi campi congelati di fronte a voi. Questi campi in un batter d'occhio si rialzano per formare delle colline che a tratti sono sormontate da qualche albero sporadico, ma generalmente l'intera zona è composta da una tundra deprimente. Aumentare questa sensazione di depressione vi è la notte che ingloba costantemente le vostre giornate. Vi sentite quasi al limite di esplodere. Siete certi che succederebbe se non fossero per quelle 2 ore giornaliere in cui avete accesso a un po' di luce solare. Ok, aspetta un secondo, faccio una roba. Quando mi accorgo che la notte effettivamente è una roba troppo da sostenere, organizzo con... Non lo è ancora troppo. Diciamo che riuscite a sopportarlo, come stavo dicendo. Ok, però la cosa che faccio è, nel cuore della notte, in realtà durante il viaggio, organizzo una specie di combattimenti, di sparring, con le guardie, con Kelda o chi si presta a farlo, usando dei bastoni torcia. Cioè, okay. In pratica faccio, è come se facessi una specie di spettacolo di danza e di combattimento usando dei bastoni con entrambe le parti infuocate, in modo da concedere un po' di luce, un po' di distrazione dal buio opprimente. Ok, allora la carovana reagisce molto bene a questa tua iniziativa. Vedi che è come se riprendesse vita, come se dall'aria tanto mogia che stavano avendo in questi giorni ritornassero ad essere un po' quelle di un tempo, come se fossero stati svegliati da un lungo sonno. Vedi che durante la giornata questi tuoi spettacoli divengono sempre più attesi, tant'è che con il passare dei giorni alcuni membri della carovana, tra l'altro anche Kelda, Sandru e la bambina stessa, chiedono questi spettacoli, chiedono di Akira con le sue torce danzanti. E a Meiko sembra in qualche modo concederti nuovamente qualche attenzione, seppur non come prima. Che peraltro non è richiesta in questo caso, nel senso non la sto... Sì, non la stai corteggiando. Esatto, lo sto facendo per la carovana in generale. In ogni caso lei... lei comunque, come il resto della carovana,
si diverte, non è, non ha mai avuto intenzione, capisci, di farti arrabbiare in qualche modo. Forse si è distanziato da te anche non volendo, forse è successo così per caso, ma diciamo che non prova ancora nei tuoi confronti ed effettivamente quando vede uno spettacolo così carino, così solare, anche lei si rallegra. In tutto questo, Akira, fammi una prova di diplomazia. Mm-hmm. Aspetta. Allora, non ti chiedo perform perché assumo che sia uno spettacolo in ogni caso marziale. Sì, e non è. Ti chiedo diplomacy per influenzare il morale, l'attitudine del gruppo, sì. Quello che vi ho linkato è il video della cosa che faccio con i bracieri. Lo sto guardando. Ah, sì. Ah, molto bello. C'è un ragazzo con cui uscivamo in gruppo che è un fuchista, come si chiama? Giocoliere. Giocoliere, così. Sì, sì. Perfetto. Buonissima sta cosa. Vedi col passare dei giorni, Akira, che in tutto questo il morale della carovana sembra risollevarsi, le tensioni che si erano venute a creare, soprattutto dopo gli eventi del villaggio elfico, si stanno mano a mano appianando. Perfino Shalelu ti rivolge saltuariamente la parola con toni più pacati. Vedi che si sta sforzando enormemente di perdonarti. La sua natura elfica forse è sempre troppo forte per lasciarsi tutte le spalle così improvvisamente, però vedi che sta facendo dei passi avanti. Ok, e la seconda cosa che faccio quando questa cosa comincia a prendere piede è faccio, mi invento una cerimonia, che è una cerimonia del dono del fuoco. Di fatto, quando finisco di fare la performance, consegno una fiamma ancora accesa a qualcuno e per quella giornata lui è il guardiano di questa fiamma e ci farà quello che vuole lui. Di solito la uso per riaccendere gli fuochi con cui facciamo gli spettacoli la sera successiva. Sì. Niente, questa cosa è giusto per legare la gente ancora di più, cioè è una cosa assolutamente simbolica in realtà. Chiaro. E l'idea è quella di trasportare la fiamma per mesi fino al Minkai. Come la tradizione prende piede, la carovana sembra apprezzare particolarmente questa cosa. In un certo senso è perfino un espediente per renderli più spavati, più coraggiosi, come se si ricordassero improvvisamente per cosa stanno viaggiando, per cosa stanno combattendo, contro le intemperie, contro il mondo stesso. Come se fosse la fiamma della speranza che arde vivo nella notte, che non può spegnersi mai, perché se lo facesse tutto sarebbe perduto. E questa idea, questo concetto dà molta forza alla carovana, a te, ai tuoi fratelli, e in qualche giorno, come uscite dalle montagne, come vi affacciate ai rilievi spazzati ed erosi dal vento, le scoscese colline di Urjuk, il morale della carovana si è risollevato, si è pulito dall'onta che si era affibbiato quasi da solo. Senti, Andrea, invece la bambina durante queste giornate cosa fa? Principalmente rimane dentro uno dei carri a disegnare con le matite che le ha dato Shalelu. Ogni tanto accenna una parola, però sta parlando sempre meno. E lei esattamente quanti anni ha? Cioè, nel senso, per gli standard umani. Lei non ve l'ha detto, ma Shalelu approssima sui 60 anni elfici, che sarebbero tipo più o meno 9 anni umani. Ok, allora una delle volte in cui magari so che
è da sola lì a annoiarsi con i pastelli, magari vado, volevo andare nel suo carro a parlarle. Lei, come dicevo, ogni tanto esprime qualche parola, forse di... In realtà succede spesso quando Akira fa quel gioco, che lei lo chiama così, quel gioco con le torce. Sono gli unici momenti in cui accende un sorriso, in cui dice qualcosa. Per il resto sembra non volerti nemmeno parlare, ma non perché ce l'ha con te, è come se non riuscisse, è come se qualcosa dentro lei la bloccasse, e questa cosa sta peggiorando giorno per giorno. Per questo infatti volevo andare per te, Aidan, che forse vedi ciò che altri non vedono, sta diventando muta la bambina per lo shock, per il trauma che ha avuto. Ok, è per questo appunto che volevo provare a comunicare in qualche modo con lei. Lei però non si accenna a voler parlare, forse non riesce proprio. Me ne rendi partecipe, Aidan? No, ma nel senso, io volevo provare proprio a fare una scena con lei. Hai detto che disegna, no? Volevo provare a guardare i suoi disegni, a parlarle di quello. I suoi disegni raffigurano il suo villaggio, principalmente sua madre. Forse la sua famiglia, più in generale. Talvolta ha disegnato sua madre sotto forma di fantasma, talvolta disegni più inquietanti, che Shalelu le ha tolto di mano con sua madre morta stesa per terra, il verme gigante che incombe su di lei. Ok, e comunque non vuole parlare. Shalelu sì e no, cioè le ha tolto perché era preoccupata, però lei stessa ha provato a parlarci, ha provato. Poi comunque in realtà gli elfi ragionano in maniera diversa, loro anche come genitori non si impongono quasi mai sui figli, loro preferiscono che i bambini sbaglino e imparino e trovino la strada da soli, e Shalelu la pensa così. Bel ragionamento. Vuole dire tuoi amici caotici. Vabbè, se non risponde minimamente a un qualsiasi contatto umano, allora effettivamente avverto anche gli altri. Avverto innanzitutto Akira, che ho visto che sembrava in qualche modo legato alla bambina. Allora, intanto per il momento non provate di tutto, ma non vi sono progressi, quindi non nemmeno se magari guardando i disegni, aiutato anche dalla presenza di Akira. In realtà se vedo che non reagisce, io vado con la violenza. Cioè, beh, no, ecco, prima che arriva la violenza, no, la proposta. Volevo proporre una cosa. Aspetta un attimo. Sì, essendo che tanto tutti e tre adesso abbiamo una certa skill in performance, ok? Studiare un motivetto, visti i suoi disegni, che sia melanconico, ma che tenda verso il riprendersi, quindi verso l'andante, e chiederle di fare dei disegni che possano ispirare diciamo una canzone per questo motivetto, per questa musica, una canzone per lei e per il suo cuore, per i suoi cari, insomma qualcosa che lei senta dentro insieme a questa musica. Perfetto. Allora tutti assieme ci ragionate su come creare al meglio questa melodia, ma è qualcosa che richiede giorni, è qualcosa che non è, diciamo che vi investite un po' da vi rivestite di un ruolo che non vi appartiene, di conseguenza non essendo così ferrati cercate di sfruttare al meglio. Potremmo anche chiedere consiglio da Meiko, eh? Mm-hmm. Sicuramente Meiko ne sa di più di voi. Anche a Spivey. O a Spivey, sì, ecco, Spivey. Sì, insomma.
Cioè, io faccio la proposta, però non, come, non, però se non vi, dobbiamo farlo. Se vi dicevo che non vi sono progresso, sono... perché avete provato per... No, avete provato tutti, Spivey, Ameiko, Shalelu. Non, la bambina non sembra reagire ai vostri stimoli in un certo senso. Forse deve ancora riprendersi dal trauma, forse ha bisogno di un po' di tempo. Dopotutto l'aiuto comunque non può risolvere ciò che è successo in una settimana. No, sicuramente. Voi iniziate, voi vi approcciate a lei e forse col tempo qualcosa succederà, qualcosa migliorerà. L'ultima cosa che faccio e poi basta, poi continuiamo. È la coinvolgo nell'uso delle torce, cioè visto che piace, vedo sì, che le piace, la chiamo fuori, le do in mano una torcia e comincio a farla giocare questo gioco con me, piano piano, facendo i colpi uno sull'altro, in modo da farle intanto scaricare magari una certa dose di rabbia che può avere addosso e poi comunque tenerla in allenamento, perché non può starsene ferma dentro nel carro a vegetare, cioè fa freddo, le fa male. Sì, sembra uno dei momenti della giornata in cui la bambina riesce a prendere un po' di vitalità, riesce a sembrare effettivamente una bambina spensierata. Purtroppo però questa vitalità finisce non appena i giochi si concludono, e dopo tutto comunque dovete avanzare, non potete stare per sempre lì, certo, a girare le torce. Quindi per ora vi accontentate, sì, esatto, di farla rinascere per un po' durante la giornata. Okay. Senti, mentre avanziamo, la domanda è tecnica: si può insegnare la magia? Nel senso, sì, si può insegnare perché esistono le scuole di magia, però soprattutto deve essere lei che vuole farlo, cioè se esatto, cioè, vabbè, se ci si può provare, gli se fanno vedere le fiamme, gli facciamo vedere che andiamo con Spark. Shalelu è contraria, molto contraria a questa cosa, anche perché voi vi state imprimendo su un'elfa con una velocità e una mentalità umana, e Shalelu è veramente incazzato per questo. Perché come vi ripete molte volte, ogni cosa deve trovare il suo corso, deve andare col tempo che necessita. Effettivamente, comunque, la bambina non rispondendo molto ai vostri stimoli, devi andare a pensare che serva un pochino più di tempo prima che voi possiate anche approcciarla a cose come la magia. Tra l'altro è sempre molto piccola in ogni caso per studiare la magia arcana. Ok, quello effettivamente potrebbe essere stato un po' esagerato, però per il resto in generale mi sembra Shalelu che è un pochino... In realtà io lo sto facendo solo giocare, non è che le sto cercando di insegnare. Anche l'idea di farla, tra virgolette, studiare la magia arcana, l'intento era quello di farle... di farla giocare un po' con il trucchetto Spark e darle, diciamo, un impegno diverso dal semplice disegnare basta e guardare lo spettacolo, capito? Vabbè, finché comunque si disegna e fa qualcosa ci può sì, fare. Aida, cioè... meglio, cioè più di tutti sa che anche il trucchetto più infimo richiede creare fuoco da niente. È una cosa che richiede probabilmente per un elfo. Vabbè, Andre, long story short, facciamo in modo che la bambina non si fossilizzi nello stare nel carro abbandonato. Sì, ma questo l'ho fatto anche, ragazzi. Okay. Cioè, ve l'ho già detto, lei si anima, specialmente quando gioca con te, Akira. E effettivamente col tempo potrebbe migliorare. Sì, in realtà io mi accontento, nel senso, non spingo più di tanto. Sì, comunque semplicemente, cioè, volevo dirti che anch'io non è che la lascio sola, voglio dire, magari la vado a trovare ogni sera. Questo ragazzi, l'ho capito, non preoccupatevi, non è che ve la faccio morire sotto gli occhi. È anche giusto specificarlo, se no è fast forward e basta. No, ma avete fatto benissimo, ma ho preso, okay. So cosa fate. Dunque, quando vi
scendete dal versante settentrionale dei monti Bramavina, dei monti Bramabrina, entrate in un aspro territorio collinoso. I rilievi sono spazzati ed erosi dal vento, le scoscese colline di Urjuk sembra che un tempo ospitassero abitanti ben più grandi dei semplici umani. Notate mentre passate sulle varie colline, mentre camminate su questo sentiero scosceso, tumuli di pietra ricoperti di ghiaccio che costellano la tundra circostante, enormi strutture di pietra incise con rune ancestrali. Fatemi un tiro di conoscenze, storia. Aspetta che lo guarderò nella mia scheda dove le knowledge non esistono. Aidan, chiaramente sono tumuli di giganti che un tempo popolavano queste terre così letali, aspre, giganti che erano abituati al clima così impervio, erano veri e propri regni prima che i loro abitanti si trasferissero sui picchi montani per costruire insediamenti ancora più grandiosi oppure migrassero a sud verso climi più caldi. Sai però che alcuni giganti si aggirano ancora per la tundra dell'alto ghiaccio più a nord. Sono giganti malvagi? Sì, sono generalmente sono giganti del gelo. Ormai, come voi stessi potete osservare, i colli dei giganti, Urjuk, non sono altro che una landa desolata e occupata soltanto da poche creature sporadiche. Creature umanoidi, chiaramente, perché di animali e di mostri se ne aggirano tanti nella notte. Allora. Non l'avrei detto. Allora, un attimo. Dopo qualche ora di cammino, sulla strada notate una figura enorme di fronte a voi. Chi riesce a vedere nel buio lo scorge a una trentina di metri più avanti. Un essere vestito di pellicce sdrucide, armato di un'ascia di penne arrugginita e intaccata che appoggia sulla schiena, sulle spalle. Un uomo, probabilmente un gigante, che vaga tra i tumuli, accompagnato da un lupo invernale. È lui? No, non è lui. Non è lui, non è Skin. E beh, immagino che la carovana si fermi. Ti punti la ballista. Allora, il gigante vi ha notato, chiaramente, ma sembra non avere intenzioni ostili. Fatemi una prova di conoscenza e storia. Ma porca puttana. Niente. Prima che voi possiate intraprendere azioni ostili, Ulf si gira verso di voi con uno sguardo scatenato. Fermi! Accidenti, fermi! Non fate cazzate. Vi è un trattato stipulato secoli indietro tra gli umani e i giganti. Il sentiero di Aghanei può essere percorso senza che essi disturbino la nostra attraversata. Però al tempo stesso non possiamo per nessun motivo mettere piede nelle terre dei giganti. Non possiamo disturbare il sonno degli spiriti
nei tumuli, che potete ben vedere. Ed è possibile comunicare con loro, commerciare? Ulf quasi ti ride in faccia. Ma cazzo ridi? Scemo. È già tanto se rispettano ancora il patto. Io non mi approccerei a loro. Se volete fare, non coinvolgetemi in un'impresa così folle. I giganti non sono esseri di cui fidarsi. Non coinvolgerti, dove vorresti andare? Lui scrolla le spalle. Non ti risponde, cioè tipo si, è come se si trovasse interdetto effettivamente su quello che gli hai fatto notare. Guardo gli altri due, Tauno e Akira, come per sentire la loro opinione. Allora, Tauno, intanto ti secondo Shizuru non vi sono dettami particolari per quanto riguarda i giganti malvagi, se non che chiaramente sono creature malvagie, fine. Poi a te le conclusioni. Se senti il bisogno di agire, no, io non, sono... non sei costretto, non no, sei costretto. Non ho solamente, non ho capito, siamo minacciati o no? No. Non siete minacciati, cioè, no, ma allora siete minacciati. Tauno, allora, la questione è questa: ci sono possibili villaggi nei pressi? Cioè, ne siamo a conoscenza? Ci stiamo magari dirigendo verso un possibile villaggio? Nelle terre di Urjuk non vi sono villaggi insediamenti umani. Allora, per quanto riguarda me, Tauno scuote la testa. Lo passate dice, senza problemi, sì. E dice: non vedo il motivo di mettere in pericolo la carovana per un... per uno scontro inutile. Quindi, seguendo il consiglio di Ulf, proseguite. E, sotto lo sguardo austero del gigante, un uomo dalla barba e dal manto bianco, completamente color neve, ha vissuto sicuramente moltissimi inverni, ha moltissimi inverni alle sue spalle. Lo passate e vi fermate per la notte, sempre nella terra dei giganti. Vi sentite un po'... cioè, il morale generale della carovana è abbastanza inquieto, perché in ogni caso vi trovate in zone alquanto pericolose. Basta sgarrare un attimo e qui viene un gigante a distruggervi la carovana, probabilmente. Spacchiamo noi la carovana. Vi svegliate la mattina seguente con uno dei vostri cavalli scomparso, del sangue suggerisce che è stato trascinato tra le colline. Scusa, non ce ne siamo accorti durante la notte? Che... No, non ve ne siete accorti. Perché la notte siamo dentro i carri tutti imbacuccati. Non ve ne siete accorti. Vi svegliate la mattina con questa traccia di sangue che si dirige verso le colline. Guardo Akira e Aidan. Come la mettiamo? Andremo più piano senza un cavallo. E dal sangue non credo che sarà sopravvissuto. Non possiamo fare molto altro se non andare verso la traccia e cercare chi l'ha ucciso e rifonderci della perdita. Suppongo che dal nome di questa zona e dalla presenza dei giganti. Andrea, una domanda tecnica in realtà. Io la cosa che mi avevi detto degli incantesimi ce l'ho già. Gli incantesimi spontanei di divination. No. Ok, allora niente. Guardo Ulf. Cioè, mi avvicino ad Ulf. Ho una domanda per te, nostra guida.
Lui socchiude gli occhi. È molto probabile che un gigante abbia fatto razzia questa notte e ci abbia privato di un cavallo. È impossibile. Quali altre creature? Sarà stata la sua bestiaccia. E non penso che un gigante attacchi una carovana per un semplice cavallo. Avrebbe potuto distruggerla nella notte e razziare qualsiasi cosa. E l'accordo prevede che questo non dovrebbe succedere, giusto? Esatto. Certo, l'accordo però non converge su i lupi. E come pensi che reagirebbero i giganti se andassimo a reclamare un efferato crimine da parte delle loro bestie? Qui non vive quasi più alcun gigante. Probabilmente quello è l'unico che si poserà sulla nostra strada. Gli altri si sono trasferiti. Hanno sloggiato, tolto le tende, mi segui? Sì, beh, comprendiamo il corrente comune. Lo guardo duramente, quasi scocciato dal suo fare. Forse non ti è chiaro il problema. Mi è chiaro, Messer Town. Volete mettere in atto una rappresaglia? Fatelo, non coinvolgetemi però. Io rimarrò qua sulla strada. La mia domanda era diversa. Io vi ho risposto, non vi sono quasi più giganti in questa zona. Probabilmente se ne uccidete uno, gli altri non se ne renderanno nemmeno conto. Me ne vado scocciato, mi sembra troppo superficiale come cosa. Mi aspettavo di più da una guida che attraversa queste montagne, che le conosce, quindi almeno una volta le attraversa. Evidentemente non ha mai fottuto con i giganti. Dunque, cosa fate? Niente se non si ripresentano altre cose. Ma non volete dunque fare sta rappresaglia? Ah no, per me no. Per quanto riguarda, beh, se la mettete i voti, effettivamente la maggior parte della carovana si sente un po' intimorita da un'idea del genere, però... Ma poi non sappiamo neanche se sono stati loro, cioè... Chiaro. È così che iniziano le guerre, cioè per sbaglio. Ma allora... Niente ci vieta di prendere... Andare... Lo seguire la striscia... Verificare cosa è successo... E poi capire cosa fare. Cioè... Tutto al più quello... Perché se possiamo essere rifusi della perdita del cavallo, perché sinceramente perdere un cavallo vuol dire perdere velocità e quindi morire in mezzo al ghiaccio, se noi riuscissimo a scovare un po' di cibo o qualcosa che possa pagare per la diminuzione della velocità, capisco che le rappresaglie non si fanno, ma non è questione di rappresaglia, è questione della nostra sopravvivenza. Questi tirandoci via un cavallo, il punto è che probabilmente il cavallo era anche per loro sostentamento e cibo, quindi... Ma magari è stato un'aquila gigante delle nevi, cosa ne sai? Cioè, quello che dico. E infatti, per quello ti dico, seguiamo la traccia e vediamo dove va. Ah, ok, quello si può ma fare. Io stavo parlando mutato, mannaggia al cazzo. Era proprio quello che dicevo io, dare a vedere. Sei mutato di nuovo. Ok, perfetto. Quindi... No, non sono mutato di nuovo. Quindi scegliete appunto di intraprendere la strada che vi porta, che vi fa seguire la traccia. La carovana praticamente vi aspetta lì sulla strada. Voi venite mandate in spedizione, anzi in realtà siete voi che scegliete di vostra sponte di andare in spedizione e Spivey e Elgerval come sempre
si appioppano a voi seguendovi. Come vi state incamminando tra le lande desolate, le colline scoscese e nevose, attraverso enormi tumuli di pietra, grandi, alcuni come dei veri e propri castelli diroccati, percepite una presenza che si manifesta sempre di più fino a quando non udite una voce aspra e rauca. Perché avete violato le sacre terre dei giganti? La voce viene da tutte le parti e da nessuna, sostanzialmente. Attivo... Come se non fosse fisicamente lì. Attivo Enhanced Diplomacy, che mi dà il più 2 competenza diplomazia. E... io indico comunque la striscia di sangue. E... è chiaro, siamo sulle tracce di una nostra perdita. Uno dei nostri cavalli è stato deportato, se così vogliamo dire, e stavamo cercando di capire cosa ne fosse stata la causa. Tira se vuoi fare diplomazia. Sì, ci va aggiunto il bonus, se non l'ho attivato sulla scheda. 19. Ritornate immediatamente sui vostri passi, altrimenti gli spiriti dei morti valorosi si animeranno e vi distruggeranno. Quindi il patto non ha più valenza? Lo spirito, quello che cioè, da come si è posto lui, si sembra essere appunto uno spirito dei giganti, scoppia in una risata cupa e grave. Voi in primis avete violato il patto, avete attraversato le sacre terre dei giganti, dove riposano gli eroi che tanto hanno servito i regni ormai decaduti. Io, lo spirito guardiano degli antichi re dei giganti, vi intimo di andarvene immediatamente. Prima di rispondere guardo gli altri due. Io posso sapere se effettivamente quelle che abbiamo attraversato erano le terre dei giganti o se lo sta inventando lo spirito? Allora, aspetta. Ma tutto oltre la strada sono terre giganti, intanto. Ah, cioè... in generale, in quel senso, sì. Appena vai fuori strada. Sì, quindi, okay. Esatto. E quella carovana, noi eravamo fuori strada, no? No, eravate su. Diglielo sto coglione che. Allora, no, riprovo, aspetta, sempre con. Un attimo, devo dirti una cosa. Sì, Pathfinder. Che cazzo. Lapsus, Gianmaria. Un attimo. Allora, fatemi tutti un tiro salvezza su volontà. La dovevi dire a Gianmaria sta cosa? Sì, un segreto. No, sì. Gianmaria mi fa volontà per sì, tutto. Sì, perché ho tirato riflessi. Allora, ma perché ha fatto? Avevo tirato per sbaglio riflessi, scusate. Ah, ok. Tauno, Aidan, vi rendete conto che la voce che proviene da fuori campo non è la voce di uno spirito guardiano di re dei giganti, è semplicemente un incantesimo, una truffa. Attivo individuazione del male. Attivo individuazione del magico. Non riuscite a scorgere niente. No, scherzavo. In realtà, girate un attimo lo sguardo
non vedete niente fino a quando dietro un'enorme roccia percepite sia una presenza magica che una presenza estremamente malvagia. Quanto è forte la presenza malvagia? È una faccio più semplice, faccio Detect Undead. Non è un non morto. Ok. Io guardo Tauno come se, per avere una conferma. C'è un essere piuttosto malvagio e perverso dietro quella roccia, ma non è un non morto, quindi non sei uno spirito guardiano. Ora palesati e parliamo di quello che è successo mentre estraggo la spada. Lui esce fuori dal suo nascondiglio. Vi trovate davanti allo stesso medesimo gigante che avete incontrato il giorno precedente sulla strada. L'uomo enorme, torreggiante su di voi, sembra sorridere sadicamente, impugna con una mano la sua ascia imponente. Con una mano avevo capito un ponte, e con l'altra sembra e dall'altra mano sembrano fuoriuscire sprazzi di magia. Dalla stessa roccia, dal lato opposto, sembra uscire quello che poi si rivela essere il lupo invernale, compagno di questo gigante. Il lupo ha la faccia bianca, la mandibola, il collo rossi di sangue. Tirate iniziativa. Te volevo chiedere se prima di tirare iniziativa potevo attivare, cioè avevo tempo mentre lui usciva, l'attiva protezione dal male. Sì, io invece casto Alter Self. Io casto volare. Ok, allora mettetevi su il tumulo dei giganti, Giant Barrow. Vi mando la foto di questo gigante sul gruppo su Facebook. Ok, metti il turn order che almeno... Siamo qua su? Io l'ho solo trascinata, non so se l'ho messa sul punto. No, giusto. Voi siete... Tipo qua. Ok. 20, 40, 60, 80, cosa sono l'altezza tipo? Sì, esatto. Lui è qua dietro. Allora, mando la foto. Eccolo qua. Faccia da culo. Babbo Natale. È Krampus. Dai, Babbo Natale. Beh, vedi Krampus, il nome è scritto sotto. Chiaro. Il vero nome ti sconfiggerà. Allora, metti il turn order? Sì. Ecco, così almeno facciamo. Ah già, tanto se non ci mette sul turn order, non so se mi ci mette. E invece guarda un po'. E invece sì, ci ho violato le regole. No, dicevo, tu già c'eri, perché non so. No, non c'era. Perché il mio non ci va? Non lo so. Devi cliccare sulla tua... Ah, prima devo cliccare sulla mia... Sì. Ah, ok. E me lo... Adesso lo fa. Se mi ci aggiungi, se no devo... però io ho già tirato. Vabbè, famo che ritiro e dopo ci aggiungo... Ci metto il mio. Adorn. Ce lo rimetto... Guarda. Togliene uno di me. Sì. No, io combatterei con due Tauno. Ne voglio due di Tauno. Mi sento più sicuro. Tutti i Tauno dell'anno. Puniscili il male dai coglione. Vabbè, poi sta tranquillo. Questo di qui ha proprio fatto scassa il cazzo. Giusto che c'è da sfogare un po' la notte.
Poi mi guardate quanto si rallenta la carovana di un cavallo in meno, che non mi ricordo. Non c'è scritto. Speriamo non troppo. Cioè, il gigante ha fatto 3 di iniziativa e ha meno 3 iniziativa. È l'ultimo punto. Bravo, gigante. Bene, vai. Adrian, come sempre, la tua prescienza, il tuo istinto di un altro mondo ti comunicano che il tuo corpo, i tuoi nervi devono agire. Ok, volo fino all'altezza di 18 metri, tiro un D20 di prescience e tiro velocità sul gruppo. Anzi, prima tiro velocità e poi vado su. Scherzavo. Vai. Akira. Posso usare la move del turno in cui ho usato Alter Self? Io immagino che tu sia rimasto fermo in realtà. No, non per muovermi, devo usare Martial Flexibility e basta. Ah, ok, sì. Allora mi metto Martial Training e Advanced Weapon Training e scelgo Weapon Spirit. Warrior Spirit, scusami. In modo da poter dare un enhancement bonus all'arma. Ok. Ok. Mi fido delle tue parole. Dopo ti spiego la combo. Allora, Martial Training mi dà più uno ai danni con le armi close, in questo caso la Unarmed Strike. Sì, non, ma guarda, cioè nel senso, so che è self-fidabile, me lo spieghi dopo, adesso non... E niente, lo carico. Vai. Carico il tizio. Quanto sono? Sì, ci arrivi. Tra l'altro tu sei sempre Dragon Style, quindi puoi caricare anche se è difficile. E dato che ho un... ho quel potere lì, metto Bane sulle mani e lo faccio diventare Bane giganti. Quindi faccio 2 di 6 aggiuntivi per colpo. Perfetto. E faccio un attacco solo. Aspetta un secondo. Bam. Beh, preso. 29. Vedi che colpendo il gigante con un colpo ben assestato, qualcosa attorno a lui sfrigola, come se vi fosse un campo di energia. Tauno. Ok, posso attivare... Come si sta? Cioè, sì, attivo punire il male sul gigante. Ok, e non puoi caricare perché te ne ho difficile, però puoi fare doppio movimento. Ha pure velocità, quindi. Quindi, no, ma a me basta normale. Ah, sì, no? Ti basta normale, sì. Basta che arrivo qua. Sì. Posso fare 40, quindi posso arrivare qua. Sì. Ok, allora mi sposto là, aspetta un attimo. Considera che entri nella sua area minacciata già. Sì. Ah, no. Sì. Sì. Vabbè, me lo faccia pure. Me lo faccia. C'ho più 2 DCA contro di lui. Quindi attualmente c'ho 24 DCA. Qua, no, 23. Qua 23, però c'ho anche Protection from Evil, quindi vado a... Qua è 45 fit, comunque. Ah, scusa. Vediamo un po' se è Pathfinder compatibile con... No, aspetta, non era compatibile con Pathfinder. Ecco questo. Allora, mi rimetto qua e ricalcoliamo qua la distanza. Qua sono 60 fit, addirittura. Allora. Perché in diagonale qua sono 40 fit. E non sono a portata, giusto? Qua sono 40 fit, guarda, per il lupo. Però io ho fatto Smite Evil su lui. Vabbè, intanto puoi avvicinarti, vabbè, come vuoi. Decidi tu in fretta. No, ma avvicino, ma a sto punto faccio il doppio del movimento e mi porto dietro. Tanto l'ado lo prendevo uguale, quindi mi metto qua in linea d'aria dietro di lui. Chiaramente facendo il giro lungo. Ah, sì, ti ha preso. Ci avrei 25 adesso, però sì, immagino che l'abbia già preso. Sono 18 danni. Kamadoska. Ma sì, non è niente. Quindi c'ho Ace addosso. Ma insomma.
Aspetta, ma poi... No, un attimo. Sì, vabbè, non l'ha usato. Perché è uno dei pochi nemici del bestiame che ha un attacco poderoso. Aspetta, perfetto, ci sarà da divertirsi. 18 danni, 79-18, raga, al volo? 61. Ok. Ti senti quasi ancorato a terra dalla possenza dell'asci che va a sfiancare sulla tua armatura. Fortunatamente però è un colpo che ti prende quasi di striscio e l'unica cosa che riesci a danneggiare è la tua stabilità. Poi riesci ad arrivare su di lui. Il lupo di tutta risposta, Akira, si avventa su di te con le sue fauci. Niente. Riesci a bloccare la sua bocca enorme con il tuo guanto scudo. Il gigante. Quanto eri, ci Akira? Ah, un poco. Quantificabile in 20 in questo momento. 21 perché c'ho haste. Ok, preso. 9612 danni. Sono, ti dico subito, 30 danni. Ok. Che sarà mai? Riesce a evitare il colpo della sua ascia, ma ti sfianca, Aidan. Ok. Qualcuno di voi ha preso danni? Adesso però. Ok. Quindi dopo, al tuo turno, ci ho ripetito. Va bene. Uso... Ah no, era quella. Ingrandire persone su Tauno. Ok. Mantengo la posizione. Luridi intrusi. Ve la farò pagare per la trasgressione che avete compiuto nella sacra terra dei giganti. Vi schiaccerò sotto la mia ascia. Piuttosto la tua ascia la venderò per comprarmi altri 10 cavalli, stronzo. Akira. Fottuta piaga che non sei altro. Allora uso la Swift di Find Weakness per concedermi metà del livello in CA contro di lui. Solo contro di lui vale, però. Contro il gigante. Quanto ottieni in CA? Metà del mio livello. Sono 3 di 6. Cioè, scusami, sono 3 di 6 in CA. Sono 3 di CA. Quindi... Sono... vado a 26 di CA, così. No, questo è 2 di 6. Ok, Ok, vado a 26 di CA, perfetto. Poi flarro con haste. Minchia, 3000 attacchi. Preso con un cazzo. Allora, secondo preso, terzo preso. Lo stai fiancheggiando, quindi entra anche il furtivo. Esatto. Quindi sono... Questo sono entrati due? Con terzo e in l'ultimo. Sì. Sono solo entrati due. Però bastano, perché... Descrivimela. Nel momento in cui lui mi schianta l'ascia addosso... In realtà faccio la stessa cosa che avevo fatto con Kimandatsu. Cioè, incontro l'ascia con il pugno. Quindi fermo il filo dell'ascia con un pugno esatto contro il filo, facendovi ovviamente del male. Però deflettendo completamente il suo attacco. E il primo calcio che tiro è al suo ginocchio, spezzandoglielo di netto. E poi quando va per terra gli pianto il pugno sotto la gola e spingo fino a che non entra. Non ho molte remore contro di lui. Quando il tuo braccio va ad avvicinarsi al collo del gigante, quest'ultimo sembra realizzare ciò che sta per succedere. Nel suo sguardo una scintilla di paura. E
al tempo stesso di incredulità, come ha fatto un grandioso guerriero dei giganti a soccombere così facilmente. Probabilmente questi sono i suoi pensieri. Prima che tu in un istante gli perfori la gola, passando dal basso verso l'alto, entrando dentro la mandibola, toccando la lingua e strappandogliela assieme a tutto ciò a cui essa è collegata. Vedi il sangue che si rigetta dalla bocca del gigante, la gola stessa è un tumorio di ossa, diciamo spostate dall'asse, e di sangue che fuoriesce a fiotti. Forse questo è uno dei pochi momenti in cui effettivamente la tua natura demoniaca fuoriesce. Forse la tua metodicità si eclissa di fronte alla nefandezza di questi esseri così malvagi, e ritorna il demone. Il gigante crolla sulle sue stesse ginocchia prima di soccombere all'agonia, prima di affondare nel sangue. Tauno. Figo, l'ho shottato veramente così. Vabbè, sì. Tolgo Smetivol. A questo punto, senza pensarci due volte, mi sposto qua. E faccio una... No. Ma possono bastare 5 feet qui? Sì. Cioè il passo tattico, così faccio un full attack. Da qua? No, perché è sopraelevato. Vedi? Questo qui sarebbe... Però da... Poi... No, dai, te lo concedo, sì. Sì, faccio un full attack. Ma tanto è taglia grande lui. Sì. Ma da qui non lo colpiva. Da qua. Da qui la sua taglia. Questa. Ma non ha portata. Ma Tauno non ha portata. Solo di taglia grande. Ah, è vero. Quindi poteva farlo anche senza... Non l'avevo ingrandito. Allora sì, puoi attaccare anche da lì. Allora non mi sposto nemmeno. Aspetta, commento il danno dell'arma. Ok. E quindi rollo. Grande e veloce. Ma io inizio a sussurrare. E poi l'attacco extra de aste. Hai considerato anche il più uno. Wow, morto, dai. Allora, hai pure confermato il critico. Quindi preso sono 22 più 24 più 26. No, più sì, più 24 più 26. Descrivmelo. Praticamente, vedendo cadere il gigante con vedendo probabilmente la mano di Akira attraversa il gigante, poi appena gliela toglie cade il gigante, io con furia mi giro verso la creatura, il lupo. Non pronuncio nessuna parola, solo delle grida marziali, i classici chiai, kyo, kwa. Il primo colpo lo porto chiaramente dall'alto verso il basso, poi ne porto un altro orizzontale e infine l'affondo leggermente dall'alto, sempre per via che taglia. E faccio praticamente il kata standard del samurai. Sì. Il lupo, come il suo padrone, il suo compagno, cade a terra nel suo stesso sangue, si gira verso di te, quasi come a rendersi conto della minaccia che rappresenti. Prima che effettivamente possa reagire, possa saltarti addosso, tu lo sfiletti con la tua katana. Arrivi sostanzialmente a bloccarlo quando stava per saltare su di te. Gli avevi inferto già ben due ferite, lo avevi colpito duramente, il sangue stava scorgando sulla neve quando il lupo
è balzato con le fauci spalancate contro il tuo collo. Hai reagito come un vero samurai, senza paura, senza emozione. E con l'ultimo colpo, completando il kata, sei riuscito a tagliare, a recidere di netto la testa del lupo, il quale è venuto a schiantarsi contro il tuo corpo per cadere poi esanime per terra a tuoi piedi. Lo osservi dall'alto verso il basso, il sangue schizzato sulla tua armatura, il sangue di questa bestia impia che ha usato intaccare la perfezione della tua Oyoroi, detta Shizuru, e sai che dovrai pulirla per bene. Beh, sarà un piacere pulirla per bene. In tempo qualche secondo avete posto fine alla vita di due creature malvagie, corrotte nell'anima, le quali con tutta probabilità erano stati i fautori della vostra disgrazia, della vostra perdita. Il lupo, come avevate visto prima, ha le fauci ricoperte di sangue. Allora, intanto sul cadavere dell'uomo. Uomo. Sì, beh, è un uomo, nel senso sesso maschile. Trovate una bacchetta di tocco elementale con 12 cariche. Aspetta che scrivo. Vado a prendere un attimo l'acqua. Un astrolabio. Devi no, aspettare. Sì. Se non aspetti, allora aspetta. Corona del mondo. Se non aspetti, che mi fai, eh? Pacchetta di tocco elementale con 12 cariche. Astrolabio placcato in oro 500. Questo è ciò che trovate sul suo cadavere. La sua ascia non è niente che una semplice ascia di penne di pessima fattura e arrugginita. Cazzo di pezzente, figa. Però non vi basta, volete rintracciare il cavallo, volete capire dove l'ha portato. Fatemi sopravvivenza. Ma anche dall'alto, se vedo tutta la mappa. Sì. Avere Bane sul Flurry è brutta, zio. Tutto a posto, c'è l'elicottero. Aidan. Dall'alto, sorvolando la zona, riesce a trovare un'alcova, una specie di caverna incavata, nascosta da alcuni alberi, in mezzo alla neve e al ghiaccio. Reindirizzi il gruppo su questa caverna e all'interno trovate quella che sembra essere la tana del lupo. Contiene due slitte trainabili da cani e un carro corazzato in pessime condizioni. Inoltre, diciamo, cercando all'interno del carro, riuscite a trovare con vostro disgusto dei resti rosicchiati di un cadavere umano che se presentati a Wolf, insomma, la carovana poi i membri della carovana si approcciano a voi quando tutto, insomma, lo fate con calma, interagiscono anche loro, vengono lì alla caverna per vedere, e Ulf riconosce i resti di questo cadavere come una guida rivale di nome Kargun Yaremchuk. Vedete quasi delinearsi un sorriso sulle labbra della vostra guida. Mi tiro un coppinazzo. Lo fai veramente. Sì.
No, io lo guardo con estremo disprezzo. Sì, sì. Che cazzo c'hai da ridere? No, glielo dico veramente. Questo è morto nel porto lui... nella maniera peggiore e tu ridi. Lui sfoderà la spada e te la punta contro. Sei serio? Non toccarmi mai più, hai capito? Non hai il diritto di arrogarti un privilegio simile. Ho detto e ho specificato rapporto puramente professionale. Tu stai godendo della morte di un tizio che è morto mangiato da un lupo. Io... serio? Voi non avete il diritto di giudicare le mie azioni. E tra l'altro una semplice smorfia sulla faccia non è certo un pretesto per alzare le mani su me. Ricordatelo bene, ricordatelo bene. Non voglio... Ulf... perché prende... Direi che è il caso che tu rinfoderi l'arma, Ulf. Lui vi osserva. Io non ho paura a prendere le mie cose ed andarmene. Quindi o ci intendiamo oppure faccio veramente così. Perché io ho un debito nei vostri confronti fin tanto che voi mi portate rispetto. Se mancate di rispetto nei miei confronti, allora il debito si annulla. Allora Ulf, intendiamoci. Ulf, okay. Ulf rinfoderà l'arma. Continuo però io. Sì, vai, vai. Intendiamoci allora. Hai appena avuto una semplice, e lo dico con disprezzo, smorfia di fronte ad un cadavere dilaniato, divorato da una creatura orribile. Per te potrà anche essere divertente, non ho idea di quale pensiero ti sia passato per la mente, ma guardati attorno. Poteva essere uno di noi. Pensi forse che ciò sia adeguato? Credi forse che la reazione di Akira sia stata eccessiva? Queste persone si fidano di te come guida. Quella smorfia equivale ad una condanna per queste persone. Cerca di rispettare chi hai attorno, se brami rispetto. Non ti abbiamo salvato solo perché volevamo una guida. Ti abbiamo salvato perché era giusto, perché eri innocente. E lo sai, vero? Io non ho interesse nel promulgare le vostre millantate doti di bontà. Io vi ho già spiegato che vi condurrò al di là della corona del mondo. E voi non potete biasimarmi se una piccola smorfia mi è scappata di fronte al cadavere di una guida avversaria che mi aveva filo da torcere da anni. Io non metterò mai la vostra vita in pericolo. Sa. Non è assolutamente correlato con ciò che è successo qui. Accetto le tue scuse. Allora, intanto, dato che alcuni membri della carovana si erano... alla fine voi non siete andati troppo lontano, giusto un centinaio di metri fuori dalla strada. Alcuni membri della carovana sono stati richiamati da voi dopo il combattimento, e tra questi figurava anche Ameko. La donna al vostro battibecco sembra estremamente disillusa. Guarda Ulf quasi con una smorfia di disgusto. E poi gli si avvicina. A me non interessa ciò che provi tu nel tuo profondo, Ulf. Devi metterti in testa che la nostra carovana è composta da persone dall'animo gentile. Ed io non accetterò un'ulteriore offesa allo spirito di una persona trucidata in maniera brutale come questa povera anima. Quindi io non alzerò mai le mani su di te, Ulf, e spero, mi auguro, che i miei compagni facciano lo stesso. Ma tu, per favore,
come patto d'amicizia, come patto di rispetto reciproco. Fa una cosa, cerca di trattenerti talvolta, eh? E poi se ne va a gambe levate, cioè tipo non a gambe levate, se ne va con i piedi pesanti verso la carovana. E passo da donna incazzata, lo conosciamo tutti. La marcetta da donna incazzata. Comunque, oltre a questo, all'interno del carro, cioè in realtà sul cadavere stesso dell'uomo trovate un non mi viene la parola, un guscio, un porta pergamene. Bene. Esatto, un porta pergamene. Come ci metto a trovare cosa? No, soprattutto come hai fatto a capire porta pergamene? Infatti quello. Perché sono un fottuto master veggente. All'interno di questo guscio intarsiato conservato sorprendentemente, vi è una pergamena su cui è raffigurata una mappa della corona del mondo, la quale mostra un sentiero che attraversa l'alto ghiaccio. La mappa è un oggetto magico, poiché Akira, come la studi, ti senti improvvisamente più competente, più cosciente dei pericoli dell'alto ghiaccio, anche se non li hai mai visti, non li hai mai vissuti. Vi sono degli sprazzi di visioni, in realtà è la memoria che ritorna alla tua mente, questa memoria ossessiva di pericoli che potresti trovare, come se li avessi già vissuti. Wow. Sostanzialmente da più due alle prove di sopravvivenza per evitare di perdersi, per evitare i pericoli della regione dell'alto ghiaccio, e più 5 alle prove di sicurezza della carovana effettuate sull'alto ghiaccio. Voi siete adesso nel distretto boreale, comunque alto ghiaccio è questa roba qua, questa. Alle prove di security per non perdersi, okay. Sì, più 5 alle prove, no, security in generale. Ad eccezione però per evitare gli effetti dell'altezza, del freddo estremo o del tempo atmosferico. Vabbè, okay. Ma noi dovremmo per forza attraversare la stessa ghiaccio, non potremmo allungare per lì, sembra leggermente. No, non è fuori discussione. Allora, un'altra cosa che faccio, quando arrivo alla carovana con in mano il cadavere, intanto mi organizzo per seppellirlo, anzi no, per bruciarlo, come tradizione, come tradizione ulfena. Io do una mano al funerale, però secondariamente prendo tutti i Wainwright che abbiamo dietro, cioè tutti i riparatori, e gli dico andate nella caverna là e smontate il carro che c'è dentro, tutto quello che può servire per rinforzare i nostri carri, le slitte, le cose, tutto quello che potete prendere. Chiaramente se possibile. I carradori obbediscono. Si dirigono verso la caverna. Nel frattempo tu seppellisci il cadavere. Faccio la pira per bruciarlo. Sì. Saggio. Così ci scaldiamo anche. No, scusate, questa era una cosa cattiva. Tavola diventa per lembe. Adesso servo Ioni, va ammazzotti nel sonno. I membri della carovana osservano la pira, osservano il cadavere che brucia inesorabile, lentamente, su questo fuoco così debole, alla luce della luna. L'unico sprazzo di luce, oltre al fuoco stesso, è questa luna in cielo così, così pallida. Quasi come
quasi come se volesse comunicarvi che il suo sole, il suo corrispettivo è malato. È malato tanto quanto lei. Nella simbologia della religione di Shizuru, del culto di Shizuru, il sole e la luna sono un binomio perfetto, dove il sole rappresenta Shizuru e la luna Tsukiyo, i due amanti immortali. E questa simbologia si può ritrovare perfino in un concetto come questo: la luna malata, come il sole stesso, che non riesce ad illuminare il suo amato. A maggior ragione intono la melodia, uso uno dei salmi di Shizuru per i riti funebri. Ok. Spendo perfetto. Tempo anche per fare un tumulo per il gigante, comunque. Per fare un tumulo per il gigante? Mettiamolo dentro la grotta e chiudiamola. Ok, spendete l'intera giornata praticamente. Ormai vi fermate lì e organizzate per bene sia il funerale della guida che quella del gigante. Anche del gigante? Sì, ho fatto il tumulo anche per il gigante. Se qualcuno gli chiede cosa sta facendo, gli spiega anche il motivo, però se nessuno glielo chiede, lo fa e basta. No, io non sto a sindacare, però te do una mano, cioè chiaramente la musica la faccio durante il funerale, te lo prendiamo ad Akiran tutto e per tutto. D'altronde anzi proprio mentre lo vedo a trascinare eventualmente il cadavere del gigante, dico: era un'anima sola e corrotta. Non per questo merita di essere divorato dalle bestie che passano. E annuisco la sua risposta mentre gli do una mano. Trovo che chiunque abbia il diritto all'onore di una sepoltura. Una sepoltura degna di tutte quelle che ci sono qui intorno e che abbiamo passato. È una terra ricca di spiriti, dopo tutto. Lui fingeva di essere uno spirito e... certo, ha sporcato la loro memoria, ma chi sono io per fare lo stesso? Ci penseranno i suoi antenati a rimetterlo in riga quando li incontrerà. E Algerval, che non parlava da tanto, si schiarisce la voce. Questo essere empio, messeri, principi, non merita la vostra comprensione. Ma merita la nostra pietà, Ergerval. Mi trovo in disaccordo perfino su questo concetto, principe Tauno. Dobbiate perdonare la mia insolenza, ma io non accetto il male in nessuna forma. Neanche noi. Condivido il tuo pensiero, fratello Angelo, ma se non siamo noi stessi ad avere pietà di questo male continuerà a spandersi. Dobbiamo essere noi la luce, ricordi, Argerwald, nel giorno, nella notte più buia. In fin dei conti, ciò che dite è vero, messeri. La mia dea, la signora della notte, Desna, lei, dall'alto della sua possenza e della sua saggezza, ritiene che il male sia un concetto necessario per portare la luce, poiché senza male non può esistere
il bene. Annuisco facendolo ballonzolare in modo delicato. Vedi, Algarval, penso che nel momento in cui questo essere ha smesso di vivere e abbiamo effettivamente messo fine alla sua minaccia, ciò che rimane è solo il suo involucro. E ciò che i nemici fanno dell'involucro degli sconfitti li distingue tra vili vincitori e onorevoli conquistatori. Or dunque io non concordo con voi sulla parte della conquista, eppur però mi trovo in completo accordo su ciò che state esprimendo. Questo concetto, questo onore nel trattare il corpo di un nemico, altresì contraddistingue la natura di un essere impio da quella di un essere puro. Voi, principi Amaterasu, conservate nella vostra anima una saggezza fuori discussione. Ne sono compiaciuta. Ricorderai questo momento e ne canterai a coloro che verranno dopo di noi. Spivey fuoriesce dal taschino. Ah, ma sono lì? Immagino di sì. Ah, ok, no, non parlavo perché pensavo di non esserci, visto che ero uscito un attimo. Allora facciamo che non è lì. Cioè, ok. Semplicemente allora niente. Aidan, hai modo di osservare Ameiko, che sulla carovana sembra prendere appunti su ciò che succede, su ciò che vi appunti, su ciò che vi circonda. È assorta nei suoi pensieri, nella sua scrittura, e vedi che sta riempiendo pagine e pagine di un diario. Io mi avvicino appunto sempre di più, e se non si accorge di me, tipo, mi metto a leggere quello che scrive in silenzio, fin quando non se ne rende conto. Fammi stealth. Ameiko alza la testa verso di te e ti sorride. Aidan, tieni un diario? Io ho intenzione di cantare, o meglio, di ricordare negli annali ciò che noi stiamo facendo qua, la nostra avventura. Diverrà patrimonio di tutto il popolo del Minkai. I nostri testi verranno ricopiati, verranno lanciati alla gente. E voglio che si facciano un'idea di chi siamo, di ciò per cui lottiamo. Voglio che il popolo del Minkai, che la nazione, si renda conto del sacrificio che noi stiamo compiendo per loro. Sto scrivendo dei commentari. Trascrivi anche tutti i conflitti che ci sono stati. È bene che coloro che leggeranno capiscano che è proprio da questi conflitti che nascono le decisioni che poi portano ai successi. Non preoccuparti, Aidan, non ho intenzione di occultare parti della verità. Mi riservo però di imprimere qualche commento da imperatrice e ti fa l'occhiolino. Bitch. Mi sorrido. Ho saputo che perfino Kelda si sta adoperando per trascrivere certi eventi che coinvolgono la nostra carovana. Che genere di eventi? Ameiko si scosta il ciuffo bianco dal viso e scoppia a ridere.
Beh, in realtà eventi alquanto sconci, probabilmente. Lei è fatta così. È una scalda un po' particolare. Da quello che mi ha detto, non ha seguito propriamente le orme dei suoi genitori, però si è dilettata un po' nelle ballate del suo popolo. Beh, ci sono due versioni di questo viaggio, allora. Già, ci sono... c'è la versione più seria e quella più scherzosa. Direi che... Fa bene ad esserci una versione più leggera. Pensavo intendessi che fa bene esserci Kelda. La ragazza si lascia scappare un piccolo verso di risata. Beh, qualunque cosa alzi il morale, no? Lei annuisce profondamente con la testa. Aitan, vorrei parlarti di una cosa. Si stringe nelle spalle mentre gira lo sguardo. Akira si sta comportando stranamente negli ultimi tempi. È come se mi evitasse. Non... Potrebbe essere solo un momento, forse. Beh, è sempre stato lui a muoversi, diciamo, nei tuoi confronti, nella sua vita. Forse è il momento che ora lo faccia tu. Non sono sicura di volerlo fare, però. Questo periodo ci permetterà di riflettere molto. Sì. Se necessario, prenditi tutti questi mesi. Ma quando arriveremo dall'altra parte, dovremo fare i conti con noi stessi e con gli altri. Lei scuote la testa. È tutto così complicato, è tutto così accidente. Perché devono mettersi in mezzo perfino queste stupide relazioni sociali? Eppure pensare che ho sempre avuto piacere nell'interagire con la gente. Questa stupida corona del mondo, questa notte così opprimente, mi dà ai nervi, sui nervi, mi distrugge la voglia di socializzare. Deve mettere mano una mano sulla spalla. Prova a vederla in questo modo. Quando fra 6 mesi, un anno, ti ritroverai nel Minkai a dover lavorare ogni giorno per risolvere problemi su problemi, forse arriverai a rimpiangere questi momenti di assoluta calma, momenti in cui eri circondata soltanto da decine di persone fidate e nessun altro per centinaia di miglia. Non sono sicura di voler diventare imperatrice. Accendo una risata. Tra l'altro, cosa dovrei fare? Non ho la minima esperienza in merito. Io, Aitan, ti rivelo una cosa, però ti prego non parlarne a tavola. Annuisco. Io non sto intraprendendo questo viaggio per prendere il mio posto legittimo. Certo, inevitabilmente forse succederà, però io sto viaggiando, sto combattendo per salvare un popolo oppresso. È tutto ciò di cui mi interessa, è tutto ciò per cui io sto proseguendo questo viaggio infernale, perché mi sento quasi in dovere di far qualcosa per la gente che supplica di essere liberata da un tiranno così malvagio. Però io non ho interesse a prendere il suo posto, Aida. Non ce l'ho. Io annuisco in modo comprensivo. Se quelle persone
vorranno, saranno loro a metterti su quel trono, amico. Forse sì, ma se così fosse potremmo veramente dire di aver fatto la mia volontà. Io non posso sfuggire al destino, Aidan. Non posso sfuggire all'inevitabile, perché quando un'idea, un ideale si diffonde, si innesta nella mente della gente, è difficile, è quasi impossibile sradicarlo. Se loro arriveranno a idealizzarmi come la loro salvatrice, perfino nella morte rimarrò un simbolo così potente da rimanere nella loro storia. Quindi in vita non avrò alternativa se non soddisfare le esigenze del popolo. Dovrò sacrificarmi per qualcosa di più grande di me, ma non sono sicura di essere pronta. E alcune lacrime scendono sulle guance candide di Ameriko. Dovresti parlare con Akira. Farà bene entrambi. Speravo di trovare un po' di conforto nelle tue parole. Posso dirti soltanto questo, amico. Ora non ti senti pronta, ma questo lungo viaggio da Sandpoint a la nostra destinazione finale, non so nemmeno esattamente dove arriveremo, non è altro che una serie di prove che non faranno altro che prepararci. È normale non essere pronti adesso. Ciò che conta è esserlo in futuro. Cosa vedi, Aidan? Perché mi parli come se fossi una persona normale, come se fossi me? Cosa vedi nel futuro? Cosa scorgi? Vedo tante cose. Non posso capire quali si avvereranno e quali no. E fortunatamente è così. Se vedessi un futuro inevitabile, probabilmente non so che farei. Approssimativo come sempre. È il nostro lavoro. Già, sì, accenna una risata, cioè se accenna un sorriso sul volto di Ameriko, screziato dalle lacrime, come a risollevarsi, come nei suoi occhi scorgi una luce e ti osserva negli occhi. Dopo tutto il vostro lavoro è fregare la gente innocente con due profezie in croce. È così che fate i soldi voi indovini. Eh sì. E meno siamo specifici, più la gente torna, no? Lei ti posa una mano sulla spalla. Non cercare di estorcermi dei soldi, Aidan. No, non preoccuparti. Tra l'altro lo dice con una voce terribilmente seria, che chiaramente interpreti come uno scherzo, però è divertente proprio per questa serietà che ci mette. Allora anche io mi faccio serio, è gratis per gli amici. Perfetto. Dopo una giornata passata a riposare, a onorare i morti, riprendete il cammino. Sono passati 4 giorni dall'ultima volta che vi siete riforniti dal villaggio e le scorte stanno iniziando a scarseggiare. Eppure però in questa terra dannata, sacra per i giganti, i villaggi sembrano essere una cosa inesistente.
proseguite per le colline di Urjuk fino a quando Ulf non vi mette davanti ad una decisione. Dove siamo nello specifico? Siete qua. Qui. Wow, sono molto più indietro di quanto pensassi. Scusa, ma se avevamo viaggiato una settimana? Quando eravate qua? Ma noi siamo partiti qua, però. Aspetta, No, voi siete partiti qui. Eravamo qua. Siamo partiti qui. Siamo arrivati qua una settimana. Ah, su questa prima? Di fatto ci mettiamo una settimana esagono, più o meno. No, esagono ci mettete 4 giorni. Sì, 3-4 giorni. 3-4 giorni. Quindi diciamo una settimana per due esagoni. Quindi più o meno sì, eravate qua in realtà, sì, qui. Diciamo a limitare tra le due. In ogni caso per quanto sulla mappa sia sembri poco, avete camminato tanto, cioè sono comunque cosa stavo dicendo? Siamo di fronte a una scelta. Ulf vi mette di fronte ad una scelta. Sostanzialmente siete al limitare di Urjuk e potete scegliere tra varie strade da intraprendere. La via principale, vi dice Ulf, segue il sentiero di Aghanel, passa per Azanariat, la terra dei laghi, e costeggia le colline di Garjok, seguendo il Tarasca, il fiume Tarasca, fino ad arrivare poi a Unaimo, l'ultimo insediamento prima dell'alto ghiaccio. Certo, però questa strada ci esporrebbe potenzialmente ad occhi indiscreti ostili, perché attraversa terre più popolate. Generalmente però è più facile, è più veloce. Come percorso alternativo ne conosco uno che passa attraverso le colline di Garchuk, tagliando un'ampia curva ed evitando le terre più, diciamo, civilizzate. Tuttavia però il territorio collinoso è più aspro e remoto, e la possibilità che abbiamo di rifornirci è più scarsa. Dovremmo comunque guardare il Tarasca una volta arrivati al limitare della foresta, e sarà più difficile. Io, per quanto mi riguarda, preferirei evitare i villaggi delle terre dei laghi e attraversare la foresta. Sono popolati questi villaggi? Per lo più Erutaki. Non so cosa siano. Sono gli eschimesi. Sì. Lui ti dice per lo più Erutaki, se tu... Infatti dici, non so cosa siano. Scusami, pensavo. Lui si gira, devo come a sbuffare. La popolazione di queste terre, umani che vivono in piccoli villaggi, piccoli insediamenti, vivono di caccia, di pesca. Sono generalmente aperte al commercio, però allo stesso tempo potrebbero fornire occhi per chi ci sta cercando. Non mi parrebbe così strana. Dopotutto non si fanno certo delle remore a vendere degli stranieri negli orafferenti. Questo è, se noi continuiamo soltanto a passare attraverso le loro terre come degli estranei. Ma se ci facessimo degli amici lungo la strada, voglio dire, è stato soltanto un caso che gli elfi siano stati spazzati via.
altrimenti saremmo andati via lasciandoci dietro una buona impressione. Koya si avvicina a voi e si schiarisce la voce. Posso permettermi di interrompere i messeri che stanno discutendo? Certo, Koya. Io avrei più piacere a passare dalle colline. Ad occhio mi sembra una zona ben più ricca di meraviglie naturali. Sapete, il viaggio che stiamo affrontando non è fatto solo di dovere. Sì, ma molti di noi potrebbero soffrire il viaggio, mentre trovare magari una città dove, o un villaggio dove sostare per più tempo. I villaggi sono solo più rari o sono proprio inesistenti lungo la zona delle colline? Sono più rari. Ci sono. Quindi diciamo che all'interno della foresta è possibile trovare anche dei villaggi di non umani, di elfi, gli snowcast, foggia neve. Sì. Allora vai. Sì. Colline. Tra l'altro. Voi sapete che Impo è in grado di creare magicamente del cibo. È una cosa che non fa molta differenza, però è comunque un aiuto in più rispetto a quello, alle provviste reali che potete ottenere. Facciamo che potete ridurre la consumption di 2 con la consumption, perché lui usa Create Food and Water ogni giorno, ovviamente. Ok. Dunque la scelta è stata fatta, direi di sì a sto punto. Proseguite. Anche perché mi aspetto che per le colline boscose faccia meno freddo. Sicuramente è meno possibile trovare degli tormenti di neve, cazzi e mazzi, siamo sotto gli alberi. Voglio dire, se vive la foresta, esatto, è una cosa di proibitiva. Esatto. Però più che altro, scusa, sotto la foresta magari c'è anche più. Ci sarà anche cibo, ci saranno più cose. Cioè, per cacciare cose. Sì. Piuttosto ci fermiamo 2 giorni e facciamo un cetta di alci, cazzi e mazzi. Qualcosa troveremo. No? Tanto da quando entreremo, ammesso che entriamo da qua. Mettiamo piede nel primo esagono di merda e succede il casino, per forza. No, ma dico, ammesso che prendiamo la via più breve, dritta, comunque sono 500 km. Un mese è rotto. Aspetta, vi faccio vedere qual è la via. Aspetta, perché qui c'è segnata anche questa. Allora, sostanzialmente sarebbe così, guardate. Passa così, arriva fino al lago, da questa parte, e segue il fiume per poi ricongiungersi qua al quadro del Tarasca. E poi da qua la strada continua. È uguale. Sì, esatto, continua seguendo il sentiero di Aghanei che procede da questa direzione. Okay. Ma ti posso fare una domanda? Perché è impensabile non attraversare il ghiaccio? Cioè, dai, nel senso. Andy. Perché Andy. Come sì, si è sentito un miracolo che hai detto. Ah, dicevo, cioè, nel senso, questa parte qua non si ricongiunge? Perché Andy, questa è una mappa. Del capo di una sfera. Questa parte qua è estremamente lunga, in realtà, cioè è molto più lunga che tagliarla così. Sì, ho capito, però quello che dicevo io non è che magari c'è più possibilità di sopravvivere. Non sì, ma si parla di fare un viaggio di anni rispetto a fare un viaggio di mesi. Infatti. Sì, esatto. Però diciamo, noi passiamo per l'autostrada e comunque tra l'altro Ulf non è mai passato da queste zone. Lui, cioè, conosce la strada attraverso, basta. Esatto, sì, attraverso l'alto ghiaccio. Okay. Che poi, tra l'altro, il sentiero dei Ganei, siccome, cioè, lui non è che fa una strada a caso, il sentiero dei Ganei passa attraverso l'alto ghiaccio. Quando arriva qua a Unaimo,
va in alto così. È già una strada battuta, quindi non è che andiamo a cazzo. Sì. Ma la mia era una domanda lecita. Comunque vi faccio presente che il sentiere dei Ganei, che precede in qua e voi non lo seguite adesso, è in ogni caso... Non vi immaginate una strada bellina, sterrata, sennò è una strada che in certi punti è così tortuosa, non sembra nemmeno una strada. Poi immagino che in alcuni punti desolati non sia nemmeno una strada, quanto più una zona larga chilometri in cui più o meno la gente passa. Esatto, esatto, anche perché tendenzialmente non c'è uno spalaneve che toglie la neve dal sentiero, quindi ci saranno delle milestone da qualche parte, cioè. Sì, dei paletti che segnano, quindi estenuante il percorso, oltre il freddo primordiale che vi attanaglia le budella, è anche a suo modo spaventoso, perché voi attualmente vivete nell'oscurità e soprattutto immedesimatevi in coloro che non riescono a vedere il buio, che si ritrovano a camminare. Io ho poco da immedesimarmi, io in giro dormo. esatto. Cioè, tipo, vi ritrovate con la neve alle caviglie, talvolta anche con le racchette, con la neve che vi sferza il viso al buio di notte, con la possibilità che qualcosa spunti dal terreno o dalle fauci della notte per assaltare la carovana. È un clima che... non c'è da domandarsi il perché la carovana sta vivendo un momento alquanto buio, ecco. Comunque vado a pisciare e torno subito. Sì, vado a prendere qualcosa da sgranocchia e torno mai. Ci vediamo, tartarughe. Tutto bene, fratello? Tutto bene. Forse passare attraverso la foresta solleverà un po' gli animi, invece che tutto questo bianco accecante ovunque. Rivedremo un po' di verde e marrone dopo tutto sto ghiaccio. Qualche animale magari, non di quelli ostili e feroci. Stavo pensando che è possibile magari che ci fermiamo da qualche parte, facciamo un campo un po' più stabile in mezzo alla foresta e ci diamo un po' alla caccia e... per fare su un po' di cibo, un po' di provviste prima di ripartire. Tanto questo freddo la carne la conserva per sempre, quindi non c'è sicuramente problema a conservarla. Sai, potrebbe essere un'idea stupida, ma potremmo anche trovare magari un cucciolo di qualcosa da regalare. Immagino che gli unici cuccioli che troveremo saranno draghi bianchi, non so perché... Io voglio fare due livelli subito, raga. Cazzo di grifo. Pensavo più a un piccolo orso, qualcosa del genere. Sì, portiamoci dietro un orso, così la metà. Un orsacchiotto. Però tocca ammazzare la mamma prima per potergli dare il cucciolo alla bambina. Non mi sembra il caso. Tu dici? Tanto probabilmente arriviamo noi, la mamma morta. Sì, esatto. Cioè, nel senso, per come vanno le cose. Ci prendiamo a tazzo. Oddio, aspetta, devo morire. No. È più tipo, oddio, sono arrivati gli amatazzo. Chaos, death, shen. Insomma, scusate l'inglese de merda. La gente che muore a caso intorno per qualcosa di eventuale, caotico e randomico. Noi sopravviviamo e c'è un cucciolo, esatto, da salvare. Arrivo subito. Oggi leggevo il post. Qual è la cosa che piace di più al vostro PG? Volevo rispondere tipo che smetta di portare sfortuna alla gente. Però bordello era, sarebbe stata più appropriata. Insomma, sto viaggio non finirà davvero mai. Ma infatti, cioè, stavo pensando la stessa cosa. Vediamo quanto ci si mette. 10, 20, 30, 40,
60. 3 mesi un cazzo, Andrea. In 3 mesi arriviamo agli alti ghiacci. Gli alti ghiacci saranno un disastro. Oltrepassarli. Io dico che minimo mio metà anno ci mettiamo. Beh, considerando che siamo qua e questo in teoria è metà, c'è un'altra metà di ghiaccio. Metà un cazzo. Infatti, perché se vedi ci vorranno minimo altre due di queste. Di questi. Quant'è? Vediamo, aspetta. Tipo 240 km per raggiungere il polo nord. E poi da lì c'è tutto il sud che è uguale a questo. Almeno come quello. Vabbè, qualcosa del viaggio, qualche mese potremmo anche farlo andare. Cioè, sicuramente, per carità, anche se quando arriveremo al ghiaccio ci saranno momenti in cui Andrea dirà ma sì, passa un mese di ghiaccio, di notte, noia. Cioè, nel senso, mi piace l'idea di ruolare il viaggio da mentale, altrimenti è tutto un cazzo che uno fa una campagna che comprende il lungo viaggio. Jay Dragon si basa su quello, se skippi il viaggio. E su questo siamo tutti d'accordo, però è ovvio che se su una sessione facciamo 3 esagoni. Ma fammi dire, Andy, ma io non c'ho mica fretta. No, quello non frega un cazzo, anche perché abbiamo fatto il GDR della Madonna. Cioè, con. No, scena... ma guarda, non fraintende. Sono d'accordo, ribadisco. Però io sono anche un amante della trama, no? Tipo il discorso di Khalsgaard è stato, a mio avviso, molto bello, però sicuramente qualche pezzo era molto extra, no? Ma andava benissimo, mi piace. E lì si parla di una cittadina. Se ci stanno tantissimi extra qua, non lo so. Cioè, io è una mia paura da giocatore, no, nel senso che a me. Questo, Andy, cioè, ora abbiamo fatto una sessione, queste tre bandierine, non è stata bella e tutto, ma se ci pensi. Nella scorsa abbiamo fatto praticamente in 10 minuti tutte queste altre, perché Andrea ci ha detto bene, siete partiti a Khalsgaard. Sono passati 3. Avete passato 2 mesi. Infatti. Sono, cioè, passati 64 giorni. Quindi non è che metti qua. Ok. Non devi stare a pensare che sarà tutto così. Ci saranno momenti in cui rolleremo molto e altri in cui via davanti. Sì, sì, no, ma appunto era quello che dicevo io, che. Cosa? Non sono manco abituato a fare giochi dove il viaggio è così, no, fondamentale. C'era Andrea che è andato via un attimo, allora lo stavamo giudicando il suo stile. No, ho capito. Niente. Ti ricordi la registrazione, se vuoi. Sì, ti devi riguardare tutta la pausa per capire cosa abbiamo detto. Comunque, no, cioè, è ovvio che non è che ad ogni quadretto arruoliamo qualcosa. No, no. Ah, volevo farti presente che le persone che conosco da mezzanotte in poi. No, non mi dite che salto, cazzo. Che palle. Secondo me è perché quello mastica e mi oscura l'audio. No, è andata così. Volevo farti presente che le persone che. Ah, bene. No, non ditemi che salto. Comunque, dicevo, se riesco, magari è tipo un tabù del microfono che non posso dirlo, però tutti dicono che il master sembra tipo un porno master la sera quando masterizza. Ci stanno dei momenti in cui fai dei gemiti che sembra che ti stai masturbando mentre masterizzi. Mi fa piacere. Beh, a me no, onestamente. Ma questo, scusi, visto che non abbiamo ancora ripreso, dov'è che l'hai sentita sta cosa? Beh, quelli che giocano con me, che guardano, hanno guardato un paio di giocate. Ok, sì, in effetti l'hanno detto anche a me. Mi dispiace, ma non posso far altro che sussurrare. Ma il sussurro va bene quando fai gemiti. No, vabbè, è normale. Comunque. Allora. Aspettate. Ok. Sul percorso, sulla vostra strada, dopo
circa qualche altro giorno di cammino, le vostre scorte iniziano a scarseggiare. La notte è opprimente e non vi dà spazio per trovare, per cercare dei villaggi nelle vicinanze. Eppure però la vostra speranza si riaccende quando in lontananza scovate una singola baita isolata. Vi avvicinate alla baita e scoprite che è deserta. Eppure però il fatto che sia deserta per voi forse si è rivelato essere un vantaggio. All'interno della baita vi sono contenuti e materiali di vario tipo, tra cui scorte e arnesi vari che vi possono aiutare, insomma, nella riparazione dei carri, cose di questo genere. Sostanzialmente trovate un'unità di carico di materiali di riparazione e un'unità di scorte. Ok. Ok. Dunque, un'unità. Con quanto ci andate avanti? Due giorni. Facendo conto che siete. Sicuro? Ok, perfetto. Allora. Comunque facciamo tipo 4 esagoni con un carico da 20 di scorte. Ok. Dopo il ritrovamento della baita, qualche giorno prima, vi ritrovate nuovamente nella stessa situazione. I giorni passano, la notte si fa sempre più incombente, vale a dire che le giornate continuano a restringersi, continuano a diventare sempre più corte. Da 2 ore passano, i minuti diventano sempre più sempre di più quelli che lasciano spazio alla notte, insomma. Fino a quando, ad una certa, in lontananza riuscite a sentire i rumori di un centro abitato, rumori di bestiame che Madonna, le bistecche corro. Ok, allora intanto cambiamo sta musica che mi ha rotto il cazzo. Massimo questo. Neanche questo. Ok. Siete al limite delle vostre forze. La carovana sta crescendo di tensione, l'ansia generale si fa più palpabile, più evidente, fino a quando appunto non udite muggire in lontananza, un muggire che vi riconduce ad un piccolissimo insediamento Erutaki, insediamento che però riesce a salvarvi la vita. Lo
passando attraverso le vie di questo accampamento, perché alla fine è un accampamento semipermanente, vi sono diverse tende bianche, molto grosse, ancorate al terreno nevoso, ghiacciato. Sono tende molto molto spesse che proteggono dal freddo della tundra. Allora, fatemi una prova di diplomazia. Per i mercanti? Mm-hmm. Sì, sostanzialmente in realtà serve per procurarsi il permesso del capo tribù di accampare all'interno per una settimana, se ne aveste la necessità. Quello che cerchiamo di fare. Minchia. Beh, ci pensa anche il nostro amico Sandro. E Sandro ci riesce, a differenza vostra, coglione. Ok. Sostanzialmente sulle prime gli abitanti di questo villaggio sono un po' schivi. Poi però tipo Sandro si intromette nella discussione. Con la sua faccia bonaria, sardonica, riesce a far ridere il capo tribù. Secondo la tradizione di questo villaggio, sì, diciamo che vi arrogate, vi guadagnate il diritto di ottenere ospitalità, perché poiché il capo tribù ha riso alle parole di uno straniero. Dunque, vi ritrovate all'interno di questo accampamento e avete la possibilità di sostare per una settimana. Inoltre, finché siete... sì, ok. Vi è uno sciamano nell'accampamento che consente a Koya di predire il futuro in maniera più accurata, ecco. Se lei svolge le funzioni di puntafino della carovana, con lo sciamano riesce a consultare gli spiriti e a ottenere un suggerimento per il futuro migliore, un augurio migliore. Inoltre avete possibilità di comprare e vendere merci. In generale o cioè, più possiamo comprare roba? Vi sono 5 pozioni, di cui 4 di livello 1 e una di livello 2 a vostra scelta. Inoltre potete chiaramente commerciare trade goods e scorte. Pergamene non ce ne sono? No. È un villaggio di 60 abitanti. Non possiamo scambiare 30 abitanti con 30 pergamene. Bene, quindi ditemi. Rifilliamo per quanto possibile il cargo. Cioè. Se ritorniamo a 30 unità, così possiamo farci i nostri 7 giorni di viaggio. I nostri... Chiaro. Quanto volete sostare? Allora, capiamoci, se questi qua sono 60 cristiani e hanno bisogno magari di una mano nel fare qualcosa, in modo che non dobbiamo spendere gold, anche perché in questo momento non abbiamo alcun income di gold di nessun tipo. Dopo un po' finiscono. No, tendenzialmente anche lavoro spicciolo. Loro ci potrebbe stare, però dipende dalle professioni. Io tipo ho soldato io profession. Mi sa di Craft Carpenter, però
Sounds weirdly specific. Vabbè, io se vuoi posso fare un po' di percussioni. No, io ho carpentry perché lo uso per fare i tiri di Wainwright per la carovana. Ah. Ok, purtroppo non serve niente di queste, delle vostre abilità. Ma stanno fottutamente scherzando, posso evocare tentacoli neri, questi qui non vogliono niente. No, ok, ma nel senso, tu cosa gli proponi? Gli propongo il loro futuro. Questo mi pare abbastanza accettabile, se effettivamente anche tu adesso... Sì, scusami, adesso non mangio per comunque. Tu ti proponi di leggere il futuro del villaggio, capire un po' cosa si prospetta di fronte a loro, ed effettivamente assieme a Koya e lo sciamano riuscite a identificare un futuro propizio per questa gente, un futuro pieno di promiscuità della terra in tempo estivo. E per ringraziarti di questa chiarezza, poiché più divinatori assieme riescono a fare una divinazione sicuramente più chiara di un singolo, diminuiscono, dimezzano il costo delle merci. Quindi compriamo gli store a 2 gold e mezzo invece che 5. Perfetto, esatto. Allora ne compro il doppio, cioè. Se c'è nella disponibilità, quello è il punto. Ma non c'entra nella carovana. Ti ricordi che il massimo che potete è 30. Perché? Ah, perché c'abbiamo lo store. E lo store cappato. Esatto, cioè ne avete presi 30 per quel motivo lì. E allora refillo e basta. Ah, che palle. Ok. Questa... Quanto state al villaggio? Quanto volete stare? Io direi in base un po' come il morale della gente. Se sembra che si riprendano un po' stando a contatto con altre persone, starei un qualche giorno. Sì, effettivamente è una cosa che giova la loro psiche. Sembra aiutarli nel riprendere un po' il loro senso della realtà, ecco. Quindi state qualche giorno, diciamo 3 giorni al villaggio. Ok, e poi riprendete il viaggio verso la foresta. Ormai Curtoa, il mese di Curtoa si sta avvicinando alla fine. Siete giunti a più di metà mese. Senza accorgervene, o forse accorgendovene anche troppo bene, a partire da Khalasgard ormai sono passati praticamente 2 mesi. 2 mesi, 2 lunghi mesi di un viaggio estenuante che vi sta consumando lentamente, eppure però piccoli sprazzi di realtà, di umanità, come quello che avete appena vissuto, vi risollevano sempre. Ora... Bene. Ora... Un secondo. Ok. Il viaggio procede senza intoppi. Passano altri 3 giorni da quando avete abbandonato
lasciato indietro sulla vostra strada quel villaggio così isolato dal mondo. Quando finalmente le colline Garjuk iniziano a palesarsi di fronte a voi, anche se non particolarmente alte, le colline Garjuk sono estremamente accidentate e, come potete notare, vantano una miriade di ruscelli con rapide cascate che tagliano valli e vallate verso il sottostante paese lacustre di Asanaliat. Le colline sono ricche di vene d'argento e rame, e di tanto in tanto vi si trovano anche pietre preziose, ma ciò le ha rese famose solo ciò che le ha rese famose sono le scintillanti pepite d'oro estratte dai letti rocciosi dei loro ruscelli. Quello che... fatemi una prova di conoscenze locali. Niente, c'erano nemmeno però intrigati da questa cosa. Chiedete informazioni ad Ulf, il quale vi dice che nei mesi più caldi degli avidi cercatori d'oro setacciano a ruscelli e fondano innumerevoli piccole baraccopoli per poi sparire altrettanto rapidamente quando la morsa gelida dell'inverno si fa più forte. Interessante, una landa molto ricca di opportunità. Sì, se solo che abbiamo conoscenze locali. Sostanzialmente le colline Garjuk è un po' come, dovete immaginarvi, l'Alaska. Ora noi continuiamo sulla strada, a meno che non ci sono segnali di potersi fermare o fare qualcosa di fondamentale, nel senso. Sì, chiaro. Non ha... Allora, sporadicamente trovate degli insediamenti anche più piccoli in cui riuscite a comprare le merci. Spendimi il costo pieno anche la stavolta. Sono solo piccoli insediamenti ancora più piccoli degli altri in cui fate rifornimento. Considerate che alla fine, bene o male, riuscite a trovare in una settimana un insediamento procedendo. Sono distanziati di centinaia di chilometri, però, beh, appunto, ciò vi fa intuire come sia poco popolata questa zona. Centinaia e centinaia di chilometri senza neanche un insediamento, immagina, di persone. A tratti vi sentite completamente alienati, isolati dalla realtà. Ma non c'è neanche popolazione di foresta, cioè driadi, non lo so, cioè roba che normalmente vive nelle foreste, anche se stanno nelle foreste ghiacciate. La foresta è chiaramente popolata. È popolata da... sicuramente da animali, bestie magiche, creature che al sud dove abitate voi non esistono. Aspetta un secondo, ti dico una cosa prima. Sostanzialmente, come vi inoltrate nella foresta, notate, diciamo, di soppiatto, con la cura dell'occhio,
Lupi, orc, orsi e predatori ancora più esotici che di tanto in tanto seguono la carovana con fare interessato per poi scomparire nuovamente tra gli alberi. I fiumi, i torrenti che non sono ghiacciati, ve ne sono alcuni, sono ricolmi di salmoni, trote, lucci e storioni. Anche se non siamo nella stagione della riproduzione, quindi in maniera minore. Devi capire che in questo periodo dell'anno la maggior parte degli animali sono in letargo, sono chiusi in se stessi nelle loro tane. Gli edgy animali. E certo, di tanto in tanto scorgi anche qualche creatura più esotica. Vi sono dei bullet dalla corazza bianca in lontananza su dei cigli montuosi che sembrano martellare costantemente la facciata della montagna per scavare all'interno. Beh, in realtà esistono veramente. Sì. Cioè, bullet del ghiaccio, cioè. In ogni caso, arrivate in una radura nevosa. Di fronte a voi la foresta si apre in questo campo quasi, quasi sterminato. Vi sono a volte degli sprazzi di terreno che non vengono toccati dagli alberi. In mezzo a questo sprazzo, di fronte a voi, nel buio della notte, scorgete un unico grande monolito nero, dalle forme aliene, come se fosse fatto di ossidiana, ma allo stesso tempo di un materiale strano. Non vi sovviene nella mente, come se fosse effettivamente qualcosa che non appartiene alla foresta, qualcosa che è stato eretto da qualcuno artificialmente. Andiamo subito a vederlo, chiaramente. Allora, avvicinandovi al monolito, riuscite più o meno a delineare l'altezza, le dimensioni di questa pietra nera che spunta dal ghiaccio. Sono all'incirca 6 metri di pietra che si staglia verso l'alto. Cosa fate? Siete vicini, ma non troppo. Una singola pietra in mezzo al cazzo lì. Quanto è alta e esattamente che forma? Ho detto 6 metri. Ah, ok. Ho una forma oblunga. Io mi chiedo, potrebbe essere qualche simbolo religioso? Sarebbe qualche culto più sperduto? Non ti sovviene niente che possa riportare ad un culto religioso. Che tipo è magica? No. Ma vicino. In realtà non riesci a capirlo bene. È una delle prime volte, Aidan, che ti rendi conto che
attacchi la tua magia, la tua prescienza, la tua individuazione, la tua percezione, così ferma di fronte a qualcosa, di fronte al monolito, è come se non riuscissi a identificare ciò che è. Non riesci a capire nemmeno se sia magico, però il punto è che non emana un'aura così particolare. E vabbè raga, lo tocco. Lo tocchi e non percepisci nulla. Nulla di ciò che avresti potuto aspettarti, perlomeno. In compenso però, attorno a voi decine di cadaveri si animano dalla neve fresca, si ergono sui loro stessi piedi marci, corrotti dal gelo, il loro volto screziato dall'umidità, dalla neve, tagliato in certi punti, le mascelle che penzolano, il ghiaccio che fa da collante. Incontro della carovana. Ah, carino. Correte verso diciamo verso i vostri compagni per fare da scudo, per avvertirsi dell'incombente minaccia. I morti sono a decine, si stanno rianimando piano piano, lentamente, sotto questo monolito che forse sembra ostentare quasi una immagine religiosa. Effettivamente, metaforicamente parlando, Chiara. Akira, vai. Iniziativa per la carovana. Sto pensando come cazzo tirarla. Dove cazzo stava l'iniziativa? Non mi ricordo più. Forse non c'è. Cos'è? Forse era security, non tiro security. Sì, security per non cogliere, per non farsi cogliere tipo impreparati dal loro attacco. Quindi più 5 per il... Ah no, non siamo nel coso, quindi 13. Non basta, non è sufficiente. Vi siete colti completamente alla sprovvista. Il fatto è che non vi immaginavate certo una cosa del genere. Paradossalmente pensavate a tutto fuorché a questo, fuorché a una mantria di non morte. Anche se vi animo. Sì, perché letteralmente, cioè, è una mantria. Sono così tanti da sembrare un branco che si staglia contro di voi. Allora, quanto è Ricia? La carovana? Troppo. Voi comunque descrivetemi quel che fate ogni tanto, cioè... 17 di CA. Non mi dire che è preso, 17. Cioè, veramente. Come 17? Sti cosi hanno più 15 al 3 per colpire. Scusa? No, c'ho 6 qua. Sono 39 danni. C'ho 20 comunque, c'è. Preso comunque. Sono 39 danni. I non morti iniziano a scagliarsi contro i carri, cercare di arrampicarsi sopra di essi, di sventrarli completamente. Ma voi cosa fate in tutto questo? Allora, intanto corro indietro dicendo: non morti, non morti, preparatevi! Preparatevi al combattimento! Io sorvolo la zona, mi metto sopra la carovana in modo da dare indicazioni sui movimenti dei nemici, su
dove stanno per colpire più duramente, poi saltuariamente lancio palle di fuoco o incantesimi di buff per delle api. Anch'io mi metto vicino a Impo e Koya e Spavi, inizio a buffare la gente, usare, diciamo, a curare quando posso, do supporto e buff, insomma. Ok. E quando sono troppo vicini, se arrivano troppo vicini, io pugno la gente. Pugno la gente morta. Fammi un attacco. Per colpire era sempre offense più 8. Ah, tra l'altro avete più 3 all'attacco, perché vi sono 3 chierici che possono usare in canalare. Ok, quindi vabbè, quindi sono più 5 delle guardie, più 3 degli eroi, sono 8, più 5 di abilità, basta tipo più 12. La vostra è una quasi una ritirata abbastanza scoordinata, cioè cercate di organizzarvi, però i non morti vi hanno colto la sprovvista. Sono 27 danni. Attacca ancora 174 PF. Preso. Oh. Il danno quanto cazzo è? Danno della carovana. Aspetta. Non lo trovo, aspetta un attimo. Quindi 26 più 7. Okay. Seriamente? Cioè, enhanced damage. Qua dice che... Minchia. Fa un danno del livello, okay, più un D6. Con Enhanced Damage fa un D6 in più, ma il livello del caravan è 7. Ok. Sono 28. Vabbè, non lo tengo danni. Io così a questo incontro. Non so che dirti. Mi pare strano, infatti. Vabbè, fammi l'attacco. State venendo quasi surclassati dall'orda di non morti che si sta riversando su di voi. Giusto in tempo, però, Aidan dall'alto e Tauno, riuscite a coordinare in maniera più efficiente i vostri uomini
momento Akira ti purtroppo nella mischia in mezzo a guardare i vari non morti con una frenesia degna del tuo demone interiore. Sono 39 danni. Sette HP. Non esistono bonus di nessun tipo, non prendo in considerazione niente di quello che i personaggi fanno. No, cioè in realtà c'è il bonus all'attacco per l'incanalare. Ah, è vero, non l'ho considerato. Quindi sarebbe più 15 da quello lì. Sì. E più 3, no? Perché ci sono quelli con il canale. Sì, esatto. Sono... Ma che cazzo. 39 danni. A parte che ti beccano... Ma di cazzo... Cioè, ti giuro che sto facendo tiri altissimi, cioè... Ho fatto un 19, un 20, un 19. Bravo. Un 18. Ok, 68 HP rimasti. Poi, tirami il danno. Più 15. Cioè, tirami l'attacco. Poi. Preso. Se faccio tiri di merda, però... Intanto voi descrivetene mentre lui tira, mentre lui fa la meccanica. Anche tu anche la puoi descrivere. E in realtà continuiamo a tenere botta, cioè scappare sarebbe inutile. Cioè il fatto che l'offense non entri mai neanche nel danno fa cagare. Non mi capacito di come ci deve essere qualcosa che abbiamo interpretato male, perché loro fanno 10 di 6, cioè 10 di 6 contro 2 di 6. Altri 38 danni. Aspetta, sto leggendo. Vai. Non c'è niente da, non c'è niente che lo spieghi. Cioè, è quello. Sì. Vabbè. Vai avanti così. Spera di ucciderli. Quanti capi gli rimangono, scusa? Quanti capi gli rimangono? Ok. 30. Anzi, 29. Vai, vi mancano, cioè, mentre, praticamente, mentre voi organizzate la controffensiva, i non morti si trovano spiazzati, vengono decimate, decine, quelli che erano attaccati ai carri vengono tirati giù e massacrati, tutti fiondi da uno morto all'altro per evitare che colpiscano punti vitali, e le schiere di questa banda si fanno sempre più esigue e di conseguenza picchiano sempre meno. Spivey sta svolazzando in giro per la carovana, incanalando energia, lanciando polvere, la classica polvere fatata in giro per il campo di battaglia. Non avevate mai osservato questa polvere posarsi su uno morto? Vedete che penetra le loro carni e fa sciogliere la loro consistenza non morta,
effettivamente sotto i colpi di Spyro, di Impo e di Koya, assieme i non morti sembrano incassare molto dalle energie positive delle dee benevole, tant'è che non riescono a reagire. Vai. Manca poco. Mancano 2 HP. Però stavolta ti hanno preso. Come con un ultimo sprazzo, ironicamente, di energia vitale. Una cosa che i non morti non possono sperare di avere. Eppure però si lanciano contro di voi in un disperato tentativo di distruggervi nuovamente. Si lanciano verso di voi. 40 e siamo danni. A meno 10, lol. La caravana è a 0. Cosa? Muore qualche guardia. È così che funziona? Quando va a 0. Muoiono tutti gli NPC non significanti e muoiono tutti i cavalli e via. Seriamente? Se la caravana è ridotta a 0 hit point è distrutta. Ma non eri a 60. Hai fatto 2 attacchi. Uno appunto da 38, uno a 38, no. Poi mai mancato. No. No, vabbè. Col cazzo che si distrutta come. Sì, effettivamente c'è poco da fare. Tutti gli NPC che non sono named sono stati uccisi. Tutti i cavalli sono uccisi. E tutto. E tu. Che stupidi, bastava dare un nome a tutti. E tutto tutto l'equipment della carovana è distrutto. O lootato. Ma infatti, diciamo che trasformiamo l'ultimo round di combattimento in un combattimento normale fra noi tre, gli ultimi 10 non morti, e la risolviamo così. Il caravan combat è una merda, scusate. Cioè. Sì, ma no, la caravana non si distrugge, ma col cazzo. Ma no, ma proprio col cazzo. I non morti si fiondano verso di voi con questo ultimo disperato atto di d'attacco nei vostri confronti. Vedete che Koya e Impo indietreggiano quasi sopraffatti dalla non morte di fronte a loro. La caravana sta andando in pezzi quando alla fine. Quando alla fine tipo vi buttate effettivamente quasi da soli in mezzo alla mischia, gli altri sono a terra feriti, alcuni si sono nascosti, gli ultimi che possono far qualcosa per salvare la carovana dalla morte, dalla distruzione certa, siete voi, tirate iniziativa. Per troppe schede ora. Eccola. Ecco, mettetevi lì e fate finta che questo coso qua sia il gruppo di non morti. Il pilastro. Qual è il gruppo di non morti, scusate? Non c'è il gruppo di non morti. Adesso li metto. Ma devi anche rimettere sull'ordine di iniziativa. Mm-hmm.
Achila, non ti vedo sulla mappa. Non mi hai spostato? No. Non so perché ti ho eliminato. Cioè, piuttosto facciamo un fight bello con i personaggi normali. Che sta cagata del Caravan Combat, cioè. Sì, è vero, fa schifo. Abbiamo capito che fa. Cioè, il fatto di organizzare le risorse, i tempi di viaggio e tutto quanto va bene. Ok, ci siamo. Però il Caravan Combat non ha senso. Cioè, se fanno 10 di 6, cioè. Sei sicuro che fanno 10 di 6? Qua c'è scritto 10 di 6. Magari è un refuso, ma non lo so. Cioè. Controlla magari gli altri incontri. Come si chiama? Come si chiama questo incontro? Più o meno. Si chiama Morte Ghiacciati. Ma non controllare, per favore. Magari c'è un refuso. Cioè, no. Mi sembra strano perché nella guida del player c'è scritto che la maggior parte delle cose fa un di 6. Cioè. E la maggior parte delle cose che abbiamo piccato fino adesso ho fatto 6 di 6, 10 di 6. No, aspetta, cerco io Frost Undead. Ma dove si trova? Scusami, su internet. No, stavo guardando sulle cose della Pinoy. Sulla guida del giocatore, spiegava il Caravan Combat e diceva che la maggior parte degli incontri fanno un di 6. Ok, però. Non so dove tu lo possa trovare. Infatti per quello si dicevo guarda altri scontri con la carovana. Sì, ok, però adesso ormai cioè facciamo sto combat. Sì, sì. Ma no, ma sapete che c'è? Cioè, ma fa schifo, cioè sono morti del cazzo, basta. Scendete e gli date il colpo finale. Arrivate, prendete vivi, una frenesia di sopravvivenza, vi inebria e vi gettate a capofitto contro gli ultimi non morti che stanno tartassando la carovana. Guarda, si fa così. E tu, Akira, inizi a prenderli a pugni fino a quando non si disintegrano sotto le tue manta, uno, tu li tagli perfettamente con la tua katana e tu Aidan li bruci con le tue palle di fuoco. Che cazzo se ne frega di fare un combat con dei non morti a me i metri di merda, vaffanculo. Ok. La carovana in compenso ha bisogno di riposo. No, ma sentite che c'è. Facciamo che era un di 6 e che non avete preso questo danno e che non dovete fermarvi 3 anni a riposare. Dai, 10 di 6 mi sembra veramente improbabile. Ma infatti, cioè, non ha senso. No? Se noi che abbiamo la caravan spissa fa 2 di 6 più 7, io mi immagino che un encounter possa fare 3 di 6. No, mi viene da dire. Sì, no. Beh. 4 infatti di 6 non ha senso. 10 di 6 vuol dire scagliare palle di fuoco di decimo ogni turno. Comunque ragazzi, non è un refuso, sto controllando gli altri, vedo 8 di 8, 6 di 8, 6 di 8. Questo è il Caravan Combat, ragazzi. Ok, skip, zio. Sì, skip. Riuscite? In ogni caso, a metter fine alla minaccia di non morti che vi ha tartassato. Una cosa molto peculiare che notate su ogni singolo cadavere. Notate un marchio sulla loro carne. Tre dita rivolte verso l'alto, generalmente sono marchiali sul petto. La religione. Niente.
Niente. Ma come niente? Tu? Aiden mi aiutava, Aiden mi aiutava. Quindi in realtà è 23. Ok, allora tutto cambia. Niente. Spy vi aiutava. Tutti. Si è messi lì a guardare tutti i santoni là. Minchia. Va bene. Cristo, cioè, siamo 5 santoni dentro sto cazzo. Sostanzialmente iniziate a esaminare la zona per diverso tempo. Tutti i santoni riuniti a cercare di capire cosa potrebbe essere. E poi alla fine, tra idee enciclopediche, opinioni e logica, giungete alla conclusione che si tratta del simbolo sacro di Situd, un signore dei demoni nascente, che è stato sradicato dal suo dominio e adesso sta lottando chiaramente per riottenerlo. Sta nella pietra, lo picchio. No, non sta nella pietra. D'altro canto, non sapete a cosa serve questo monolito enorme. Non avete la più pallida idea. Ma chiaramente è un'installazione artificiale. Come state rimuginando su ciò che è appena successo? Scorgete nel cielo che si sta che si sta illuminando dalla luce solare, da quello sprazzo di luce così breve, un enorme gufo bianco che vola all'orizzonte, ali della speranza. La carovana improvvisamente si risolleva, il morale dei suoi membri risale improvvisamente di fronte ad un simbolo così evidente, ad un simbolo di speranza, e voi divinatori non fate altro che enfatizzare, giocate un po' su questa cosa per sollevare il morale della gente. Di conseguenza la carovana riesce a riprendere il proprio cammino senza troppi intoppi. Allora, facciamo così. Dato che effettivamente questo, diciamo che era una prova per vedere come dovevo, diciamo, rapportarmi in base alla narrazione durante il viaggio. Mi pare che stia diventando fin troppo pesante. Diciamo che d'ora in poi non ti sono neanche attrezzati. Skip fino a che non succede qualcosa. Sì. No, skip. Sono passati 3 mesi, sì. Ok. Sì, non è a meno che non c'è qualcosa da dirmi, tipo tot NPC viene a dirti qualcosa, cioè esatto. Quello lo vorrei sapere, ecco. Cioè se Ameiko si riavvicina, se Shalelu smette di fare la stronza. Sì, sì. Chiaro. No, anche perché in realtà appunto volevo trovare una via di mezzo per mostrare così al caso e dire passano 3 mesi. Però effettivamente forse la cosa migliore, adesso che ho provato a far così, mi rendo conto che alla fine non è più che altro se c'è l'accampamento e noi arriviamo all'accampamento e l'accampamento è ok, compro 10 scorte next, ok, non dirmelo nemmeno, voglio dire, dimmi scali 2000 gold se dall'altra parte. Ah, più che altro perché tutto verrà. Però a sto punto qui no. Si può fare anche senza la prova di diplomazia. Oppure me la tiri, tipo arriva al campamento, sai che devi tirarla, è fatto.
In ogni caso, c'è sempre tempo per risollevare. No, beh, non è che sia andato da qualche parte. No, no, infatti. Sì, questo soprattutto ce ne sono 12 dei minuti 13 quanti. Sono quasi le 2. Sì, se volete staccare le 2, stacchiamo adesso e basta. Però c'era. Io c'ho da fare i giri domani mattina. Stacchiamo adesso. Ok. Buonanotte. Aspetta. Ah sì, vabbè, stacchiamo adesso. Bye bye. Ciao. Ciao.